Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti. C'è una platea estremamente rappresentativa degli specialisti, gli amministratori, le associazioni dei pazienti, riuniti per definire un tema centrale oggi in sanità. E ringrazio soprattutto i tanti amici che sono collegati a questo dibattito via Facebook. Dicevo che è una questione centrale perché definire l'accesso alle terapie innovative oggi significa definire il diritto di cura e difendere il diritto di cura, perché l'accesso alle terapie innovative coincide con l'offerta di garanzie alle cure migliori, quelle che possono orientare in maniera totalmente diversa la prognosi, cioè possono garantire la guarigione o anche la stabilizzazione di uno stato di cronicizzazione della malattia. Sono le terapie che possono accelerare il ritorno di tanti ragazzi allo studio, di tante persone alle attività lavorative, alla vita sociale, al reinserimento. Insomma, è una questione centrale e per questo il Parlamento, ora ricostruiremo la storia, non la voglio fare ora in poche parole, ha costituito un fondo speciale diviso in due, un fondo per le cure oncologiche, poi per i farmaci innovativi, e ora è riunito in un unico fondo di 1 milione di euro che dovrebbe garantire un rapido accesso. Ci sono delle questioni che ostacolano e sono delle questioni innanzitutto burocratiche, stranamente. Un farmaco licenziato con questa etichetta da AIFA dovrebbe, da EMA, quindi dall'Agenzia Europea, dovrebbe avere un percorso rapidissimo fino alla disponibilità effettiva dei centri prescrittori regione per regione. Ma già l'AIFA impiega diversi mesi per licenziare e dare la sua approvazione. E poi un altro ritardo si accumula in maniera diversa a seconda delle regioni tra la decisione di AIFA, tra l'approvazione e la disponibilità effettiva del farmaco. È un ritardo di mesi, è la burocrazia che mi dispiace che non sia potuto essere con noi il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, è dovuto partire per un impegno improvviso, ma in un recentissimo dibattito Montanaro diceva che è la burocrazia che da un lato deve salvaguardare la sicurezza operativa, dare delle regole precise, ma che si ritorce contro e alla fine arriva addirittura a ostacolare un diritto fondamentale. Io quindi presento molto velocemente i presenti, che sono a iniziare dall'assessore alla sanità Rocco Palese, che ringrazio della sua presenza. È una testimonianza importante. Tra poco l'assessore ci dovrà lasciare perché è in commissione, però ha voluto essere presente proprio per sottolineare che questa è forse la questione più importante oggi per il diritto di cura. Il già presidente della commissione sanità della scorsa legislatura in Senato, Anna Maria Parente, e poi Enrico Rossi,
lo vedrete accanto a noi tra poco, presidente della Regione Toscana. Ci collegheremo con Francesco Colasuono, responsabile dei registri del monitoraggio AIFA ed è un dirigente della sezione farmaci della Regione Puglia. Poi Italia Agresta, vicepresidente AFAR Davide Croce, direttore del Centro Economia e Management Sanità della Business School di Castellanza, il professor Cantatore, professore ordinario di reumatologia dell'Università di Foggia, la direttrice della farmacia del Policlinico di Bari Marisa Dell'Aira, Ignazio Grattagliano, segretario regionale Singe Puglia, Luigi Laviola, professore ordinario del Dipartimento di Medicina di Precisione, uno specialista di endocrinologia, poi Francesco Lo Console, della dermatologia del Policlinico di Bari, Evaristo Maiello, che è uno dei più eminenti oncologi della regione, presidente eletto della Federazione degli oncologi ed è direttore dell'oncologia dell'IRCCS, Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo. Rossella Moscogiuri, che segue da vicino il percorso di Motore Sanità, che vuole, che ora è impegnata in questa battaglia fondamentale. Per questo devo dire, ringrazio sin da ora la direzione scientifica di Motore Sanità, perché veramente questa è una questione nella quale coinvolgere l'attenzione di tutti gli specialisti e di tutti gli amministratori. E poi Pellegrino Musto, professore ordinario di ematologia all'Università di Bari, al Policlinico, Pierluigi Petrone, componente del Comitato di Presidenza Farmindustria, e Stefania Tommasi, che siamo felicissimi di salutare oggi, perché Stefania è la direttrice del laboratorio di genetica molecolare all'Istituto Tumori di Bari. E come vedremo insieme a Evaristo Maiello, rappresenta, ci consentirà di parlare di uno snodo veramente importante, che è quello del Molecular Tumor Board collegato appunto a questa questione. Io allora, senza perdere ulteriore tempo, do la parola a Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia. Buongiorno, io vi ringrazio per l'invito e vi ringrazio anche per aver voluto organizzare qui a Bari questo momento di confronto molto importante, molto attuale e che è estremamente pregnante, soprattutto nel contesto del titolo, l'accesso regionale alle terapie innovative. Non c'è dubbio che la nostra regione, come diciamo sostanzialmente anche altre regioni, quindi il sistema delle regioni è fortemente motivato diciamo, a acquisire, c'è tutto quello che l'innovazione c'è tecnologica, ma l'innovazione anche farmacologica in tutto il contesto della tutela della salute dovrà cercare in tutti i modi, in tutte le maniere di essere patrimonio di tutte quelle che sono le scelte regionali. Siamo in un contesto però anche qui in questo caso in cui il sistema cioè sanitario regionale sconta alcune cose che andrebbero corrette. Io ritengo cioè, che molte cose potrebbero andare molto meglio dal punto di vista gestionale e quindi anche cioè, assistenziale, perché si riflette immediatamente, se i centri decisionali venissero ridotti. Noi abbiamo nella sanità troppi centri decisionali e i centri decisionali significa c'è burocrazia, significa autorizzazioni. Qui sono venute in campo da parte del coordinatore poco fa di Daniele in questo senso, cioè rispetto alle autorizzazioni dell'EMA e poi dell'AIFA e poi a seguire chi più ne ha più ne metta, cioè poi a seguire ancora la catena è enorme, infinita, cioè perché poi c'è il recepimento anche
della governanza territoriale, cioè dei distretti, della distribuzione, cioè diciamo la catena è veramente molto molto lunga. Prima c'è che il prodotto c'è innovativo, molto importante, cioè per la tutela della salute, arrivi a chi dovrebbe beneficiarne. Noi siamo in questo contesto, quindi dovremmo cercare di migliorare molto, perché diciamo, l'allungamento dei tempi, oltre a fare un danno enorme a chi ne ha bisogno, ma cioè, costituisce anche un impatto cioè, molto negativo dal punto di vista gestionale a 360 gradi. Quindi io penso cioè, che questo è un problema chiaramente di natura politica, è una scelta politica, cioè quello di semplificare. Anche se diciamo, si parla sempre di semplificazione, ma ahimè, nella mia esperienza, ogni volta che vedo qualche provvedimento di semplificazione, vedo solamente cioè, che diciamo, l'incremento della burocrazia aumenta, cioè, ma di semplificazione non vediamo traccia. Purtroppo noi siamo vittime nel nostro paese di questi eccessi. Detto questo, è fin troppo. Assessore, la scelta di definire la categoria dei farmaci innovativi doveva rappresentare un'autostrada velocissima per facilitare l'accesso. Poi come sono andate le cose? Io penso cioè, che questo sia un punto centrale. Ovviamente le cose sono state cioè, definite in maniera diversa cioè, dal livello centrale rispetto cioè, a tutto a far seguire cioè, i percorsi normali. I percorsi normali, secondo me, nel contesto delle terapie innovative cioè, dovrebbe essere superato. Io riscontro però anche diciamo, l'altro pilastro che frena molto nel mettere le firme, nel mettere qua, è dell'atteggiamento difensivo, burocratico e anche da parte assistenziale medica, perché diciamo, l'innovazione deve essere di concerto in un rapporto di fiducia molto più forte cioè, tra i risultati della ricerca e la parte diciamo medica e anche c'è gli utenti, perché questo c'è una situazione pure che va molto, molto migliorata. Ovviamente, diciamo, esula dagli scopi, penso, cioè, di questo incontro il problema dell'atteggiamento cioè, difensivo degli operatori sanitari nel loro complesso, cioè, però anche quella è un C'è anche problema un atteggiamento difensivo degli amministratori. di tutti, cioè Difensivo, lo perché diciamo. c'è poi, c'è ripeto, la parte, cioè, si è innestato, c'è cioè cioè un atteggiamento di natura culturale, e c'è cioè che il servizio sanitario nazionale cioè, deve dimostrare che ha fatto di tutto e che l'ha fatto per bene, eccetera, ciò che doveva essere scontato, ma lo deve dimostrare anche giuridicamente. Allora, questo è il punto. Lo deve dimostrare giuridicamente. Per dimostrarlo giuridicamente è molto più importante che la carta A, B o C autorizzativa abbia 1.000 firme, 1.000 passaggi, eccetera, eccetera, piuttosto che l'intervento diretto del farmaco sul paziente che avrebbe beneficio. Quindi noi queste cose le dobbiamo risolvere, perché se non le risolviamo, cioè non riusciamo ad avere effettivamente tutti i benefici, almeno nei tempi dovuti, nei tempi certi. Ovviamente cioè, tutto questo comporta cioè, queste situazioni, anche nell'utilizzo delle risorse, cioè, che qui sono state ricordate, 1 milione. Poi immagina quanto prima c'è cioè, che nelle amministrazioni per poterle, oppure che i beneficiari ne avessero, diciamo, ne avessero a disposizione, che sono pochissime ovviamente, ma prima di averle ci sono 1.000 cioè, passaggi, poi 1.000 programmi, 1.000 ricerche, 1.000 rendicontazioni e quant'altro che tolgono via energia a tutto il sistema. Detto questo, io penso che non sta a me, diciamo, sottolineare cioè, quanto sia importante, perché per fortuna in tutto questo, diciamo, queste complicazioni. E comunque, per fortuna, la ricerca e la scienza va avanti, la Per tecnologia fortuna, grazie vanno avanti per a conto Dio, loro, cioè vanno avanti per conto loro. Cioè, noi immaginiamo che cosa, soprattutto nel contesto oncologico, che rivoluzione c'è stata, cioè, di netto miglioramento, cioè, 10-15 anni fa, tante patologie oncologiche nel giro di poco tempo diciamo, portavano, diciamo, grosso modo a morte il paziente che ne era affetto. Adesso, in Assessore, molti però casi, diventa un paziente cronico. questo è un progresso sostenuto in gran parte
non soltanto, ma in gran parte dalla ricerca delle aziende, quindi dei privati, dell'industria. Ora però questo meccanismo può incepparsi, la ricerca stessa può incontrare gravi difficoltà se poi i prodotti dell'innovazione non vengono poi utilizzati, non arrivino ai pazienti, ai loro destinatari. Sì, non c'è dubbio che, ripeto, il contesto c'è di tutta la catena, la filiera, cioè va nettamente migliorato. E diciamo, i risultati, sì, ma i risultati, Proviamo a capire, sì, vai, Assessore, scusi, proviamo a capire dove si inceppa, perché io sono stata legislatore sì, nazionale, anche io, quindi quindi noi. e te pure. Abbiamo fatto il fondo apposito come legislatori nazionali, farmaci innovativi e poi farmaci innovativi oncologici. Poi abbiamo unificato il fondo, no? Noi diciamo che abbiamo fatto il nostro, nel senso che abbiamo detto a livello nazionale che questi farmaci innovativi, quindi in ossequio alla ricerca, tutto quello che ci stiamo dicendo, il farmaco innovativo doveva passare nella idea nostra, nella ratio dei legislatori nazionali, doveva bypassare per esempio i prontuari regionali e arrivare direttamente al paziente. Questa era la ratio del fondo, perché poi tu lo sai meglio di me, quando noi chiediamo parlamentari l'istituzione dei fondi c'è sempre la ragioneria, il MEF che Sì, dice no, no, però siccome dico, grande questa per noi arbitro. No, era una io questione. dico, Allora, dove si io inceppa? C'è diciamo, anche un problema. io ho Tu hai detto delle una mia cose. idea, cioè che Sì. diciamo, deriva dall'esperienza, molto artigianale, deriva dall'esperienza, cioè perché diciamo, Tu hai visto adesso la cosa. al di là delle situazioni, sì, io insomma, ho fatto assessore al Esatto, bilancio è tanti molto anni, sono stato in interessante questo. Parlamento, Esatto. eccetera. Per noi Allora, le dico una cosa interessantissimo. molto, molto semplice. La prima, una volta superatici i problemi finanziari, quelle sono le risorse e stabiliti i principi. Dopodiché bisogna agire con legge o dello Stato o regionale, a seconda delle Sì. competenze, cioè, però devono essere leggi o obbligatorie o interdittive, cioè non senza giri di parole. Nella sanità non funziona, c'è la legge, il regolamento, non funziona, perché soprattutto nel contesto della tempistica, lasciano i tempi, non ci sono responsabilità, niente. Allora, si deve decidere a livello nazionale, cioè è fatto obbligo oppure è fatto divieto. Funzionano solamente o l'interdizione diretta o l'obbligatorietà diretta. Non c'è altra strada. Se noi vogliamo migliorare, le leggi, le disposizioni, le attuazioni regionali che funzionano a meraviglia sono solo queste. Il resto si perde in mille macelli, mille situazioni generali di disgregazione, perché poi c'è tutto il territorio che ognuno Le ha prese fatto proprio. plastiche però potrebbero Sì, essere esatto. prese anche a modello. Io sono stata Sì. fautrice della commissione terapeutica, però nell'atto di istituzione nel 2009 abbiamo detto che i farmaci di fascia H, quindi prima ancora del fondo degli innovativi, entravano di default a seconda delle esigenze cliniche del paziente. Quindi le aziende sono state lasciate libere. Dobbiamo anche però acculturare i burocrati delle aree patrimonio, perché Certo, quelle no. sono forme di razionamento Diceva l'assessore, implicito di questo all'esercizio. non poteva dire. No, no, guardi, ma Assistente, è io vado allo semplice. scopo. Vedete, Per il paziente, io vado allo se noi scopo. giriamo intorno al problema, allora se io ho 100.000 euro, Sì, eccetera, devo fare una norma secca e quello chiara, che che è avevo responsabile del detto, cioè patrimonio A, questo B o paese. delle ASL o della regionale, eccetera, è fatto obbligo, entro non oltre, c'è 30 giorni di fare A, B o C. Non funziona, altrimenti. Ci sono delle cose, qui prendo la mia regione, così non offendo nessuno, fondi vincolati e quant'altro a 4-5 anni, eccetera, che sono dovuto andare io, ma solo perché casualmente ho fatto l'assessore al bilancio, a scoprirli e a dire no, questi qua, perché come che stanno fermi? Perché non vengono utilizzati? Bravo. Diciamo, parliamo delle REMS, parliamo della salute mentale, mica cose semplici. Bravo. E ora parliamo della Regione Puglia. Io veramente ringrazio di cuore la disponibilità al confronto dell'assessore che ricordo tra pochi minuti deve andare via, ma proprio vorrei cogliere questa occasione, dare la parola un attimo ad Evaristo Maiello che ci pone. Solo confermare che l'ultima regione, cioè, dove Ecco. lui è verso dopo la sonno, cioè sta lì, può confermare. Eravamo nella commissione iniziale con la Enrico commissione. Rossi, io per gli amici collegati saluto
saluto Rossi, Enrico Rossi, come ho già detto nella presentazione, è stato presidente della Regione Toscana. No, ma prima della presidente è stato assessore alla sanità. È stato assessore alla sanità. Abbiamo vissuto una bella stagione. Abbiamo fatto di danni. Allora, Evaristo, secondo te la Regione Puglia è una regione modello? Quando riguarda i tempi del passaggio del commissario di terapeuta, a livello regionale, noi facevamo passaggi tutto quello che era promosso da fare, quindi aveva l'autorizzazione, non dovesse essere discusso. La stessa cosa, una volta che questo compagno della commissione terapeutica ospedaliera regionale, farmaceutica regionale, sì, tutte le aziende si sarebbero certo. Senza discussione nei loro Evaristo, ma poi vedremo che altri intoppi ci sono intervenuti. Altri intoppi ci sono, non è che le cose intoppi vadano così in maniera automatica. Questo è il veloce possibile, comune in altre regioni. Lo so, però poi faremo i conti anche con l'aiuto del direttore con la Suonno. Siamo qui anche per individuare nuove prassi, nuove buone pratiche. Ecco, ora ridiamo, quindi permettiamo all'assessore di finire la sua analisi. Quindi ha avuto un assist veramente favorevole e importante da Evaristo Maiello. Ha definito la Regione Puglia una regione modello e certamente tra le regioni italiane è quella più pronta a recepire le conclusioni AIFA. Però poi degli intoppi, come vedremo, ci sono. Qual è il suo giudizio? Il mio giudizio, cioè, è quello che si fa fatica, non solo cioè per questo aspetto che è quello più importante, anche rispetto ad altre direttive, indicazioni o indirizzi da parte della Regione, a farle seguire nei tempi giusti e nei modi giusti dalla governance che abbiamo all'interno del territorio, delle ASL. Non è un segreto, uno degli anelli deboli che noi abbiamo è quello. Non solo, cioè, ma peggio ancora poi quando lo fanno in maniera difforme, anche quello è un problema che dobbiamo superare. E quindi spesso e ben volentieri però abbiamo una buona dirigenza, ottima dirigenza regionale, la sezione proprio della che si interessa sulla parte dei farmaci, sulla vigilanza, quant'altro, che poi interviene, che fa da guida. La definizione dei centri prescrittori, poi quello è un momento chiave. Sì, quello, anche quello noi pensiamo di poter semplificare in via diretta. In questo senso penso che è un grandissimo aiuto e uno scatto veramente molto forte sarà dal potenziamento della digitalizzazione del sistema. Su questo è importante puntare da questo punto di vista, perché... E poi una questione che ora viene analizzata dagli esperti con grande attenzione è quella del centro deputato alle gare in Nova Puglia per il caso della Puglia stessa. Ora in Nova Puglia quando deve introdurre farmaci innovativi si è regolata in maniera un po' da complicare le cose perché istituisce una gara ad hoc per ogni centro prescrittore. Dov'è la razionalità? Sì, non c'è nessuna razionalità. Mi fa piacere che qui c'è la presenza di Enrico Rossi. Io appartengo alla gestione, alla generazione culturale di un momento in cui le regioni hanno avuto il passaggio dell'organizzazione, della programmazione della sanità e quindi faccio parte di quella generazione che ha fatto di tutto a istituire l'AIFA e della centralizzazione degli acquisti. Io sono per la centralizzazione totale, assoluta, anche nazionale degli acquisti. Quindi non c'è... Guardate, ogni passaggio, ogni...
ogni decentramento, cioè, che avviene da questo punto di vista, non che io non sia per la responsabilità degli amministratori, ma sono convinto che la responsabilità degli amministratori, cioè, non passa, non avviene, cioè, perché c'è il decentramento, cioè, un passo di natura, cioè, culturale, di una cura di efficienza, di una cura di doveri che debbono essere molto superiori, cioè, a tutto il resto. E quindi, diciamo, è un errore, cioè, frammentare tutto, cioè, è un errore tragico. Comunque lei difende la scelta di aver creato la cosa che funziona di più, che sta funzionando di più nel PNR, qual è? È la parte dell'innovazione, cioè delle grandi macchine, perché Consip ha fatto la gara, c'è, cioè, il punto A, certo, si va, e se, certo, stiamo già avendo le grandi macchine. Se avessimo dovuto fare noi regioni, indipendentemente da tutto, e le gare questo, e poi ricorsi al TAR, questo e quello e quell'altro, eccetera, cioè noi staremmo già... Quindi è una gara unica, quindi, perché questo è un argomento importante, centrale in tutto il dibattito di oggi. L'assessorato alla sanità della Regione Puglia, quindi, potrebbe intervenire per indicare al suo centro Innova Puglia un indirizzo unico per istituire gare uniche anziché frammentare. Noi diciamo sì. Negoziati centralmente. Allora, è quello che noi dobbiamo fare dai fondamentali della conoscenza. Anche, sì, questo. Diciamo, il problema è che nella fattispecie spesso e volentieri è difficile, cioè, fare una gara o centralizzata oppure non centralizzata, per un motivo molto semplice, perché una volta c'è, che l'AIFA, basterebbe l'EMA, ma però l'AIFA dà il via, basta, cioè, il farmaco deve essere già a disposizione. Se noi aspettiamo, cioè, le gare, le cose, eccetera, eccetera, bisogna trovare, cioè, aggancio vero rispetto a questo tipo di situazione, perché anche qui spesso e ben volentieri, diciamo, c'è il problema anche dei costi, c'è quant'altro, di tutte queste storie. Allora qui bisognerebbe fare un patto di filiera serio, cioè, con una classe dirigente forte, cioè, che al momento io onestamente, cioè, non vedo, e che mette insieme, cioè, la filiera, in maniera tale, filiera, cioè, parlo di produttori, cioè, di governo, cioè, di agenzie di controllo, di organismi di controllo, cioè, regioni, eccetera. Cioè, solo così si può fare. Cioè, si deve fare con un accordo, cioè, una cosa così complessa. E quindi, siccome il benessere e la salute deve superare qualsiasi cosa, io penso, cioè, che questa sia una cosa fattibile. E quindi lei dice che questa filiera, ora è una dichiarazione politica forte che lei ha fatto, si interrompe, non vive in maniera così armoniosa. No, dove si prima che uno dei deboli di tutto il sistema è che ci sono troppi centri decisionali. Cioè, quindi, bisogna cercare, siccome non è che li possiamo abolire, di armonizzarli, di metterli d'accordo, ecco perché parlo di costruire. E gli strumenti non è che non ci sono. La burocrazia ha creato e crea tanti passaggi con tanti strumenti, e diciamo che alla fine ci sono ostacoli, veri e propri allungamento dei tempi. Però ne tiene tantissimi, cioè, che possono, cioè, accelerare. L'importante è un problema di uomini, Sì, ed è in Puglia, quindi alcune decisioni dovrebbero essere prese, e ora vediamo... Con piacere riscontriamo l'atteggiamento positivo da parte dell'assessore per semplificare ulteriormente i passaggi. Da AIFA, dalla decisione AIFA al centro prescrittore che prescrive, non dovrebbe passare, dovrebbe passare solo qualche giorno, non le settimane che passano ora. Io penso c'è proprio così. Anche perché... Anche un tema importante, che lui ci vede in farmaindustria, io sono peraltro presidente della distribuzione primaria di farma e salute a livello nazionale. Cioè, però dire una cosa, nella misura in cui EMA approva un farmaco, una terapia innovativa, poi AIFA non sempre è in linea con i tempi per l'approvazione e la negoziazione. E spesso e volentieri l'Italia arriva a terapie innovative dove sono già state registrate o approvate in Germania, in Francia o in altri paesi. Ritengo che possa essere molto valido il suo
auspicio, Assessore, di poter mettere tutti gli stakeholder di filiera, almeno per questo tipo di patologie, sullo stesso intorno al medesimo tavolo, anche per garantire un accesso più veloce e più fruibile per tutti i cittadini, a prescindere o meno dalla regione di appartenenza. Qui, come lei giustamente diceva, si distribuisce salute. La domanda di salute deve essere in qualche modo soddisfatta, ovviamente per quelli che sono poi i crismi e i doveri da un punto di vista di ragioneria dello Stato e quant'altro, ma questo è un qualcosa che AIFA già fa a monte. Sarebbe opportuno, quindi, ritengo, dare un boost ad una distribuzione più lineare, ad una maggiore dialogo tra i vari stakeholder, perché soltanto in questo modo si può accorciare quella burocrazia che in qualche modo oggi la non centralità dello Stato e del Ministero, per ciò che sono tematiche prettamente inerenti la salute, secondo me, andrebbe un attimo, diciamo, ripreso. Le do una risposta fresh. C'è la possibilità, non è che non ne siamo capaci, ci basta mutuare quello che abbiamo fatto con i vaccini. Esattamente. Bravo, Assessore. Vi ho detto, è una questione di volontà politica, di uomini. Basta. Enrico Rossi. Sì, dopo questa battuta c'è da aggiungere poco. Ora, noi è chiaro che interveniamo, tanto voglio dire, non so se la Regione Toscana, io ormai è un po' di tempo che non esercito più sul campo direttamente, non lavoro con motore sanità e cerco di dare un contributo a cose che mi hanno appassionato e ancora mi appassionano. Ma noi abbiamo l'AIFA, è stata istituita, come prima diceva bene il mio amico Rocco Palese, ci siamo rivisti dopo un po' di tempo, abbiamo fatto anche molte cose insieme, pur avendo posizioni politiche diverse, e credo che non sarà facile, insomma, adottare meccanismi tipo quello francese, per cui immediatamente la decisione dell'EMA si introduce nel sistema nazionale. L'AIFA esisterà ancora, semmai sarebbe giusto, ecco, discutere se è il caso di dare anche tempi certi nella rivedere i tempi, tutta la pubblica amministrazione noi siamo di fronte ad un fatto che riguarda due punti, a mio parere. Uno è il diritto del cittadino ad avere un accesso, diciamo, veloce, efficace, tempestivo al farmaco. L'altro anche c'è un aspetto che è relativo, io penso, alla capacità di attrazione di investimenti, perché è evidente che quanto prima un farmaco viene introdotto, l'industria che lo produce è quanto più è interessata ad avere considerazione per quel paese e quindi anche a fare investimenti. La Puglia, ad esempio, è un paese che è una regione che, come la Toscana e come altre, attraggono investimenti da parte del settore farmaceutico. Insomma, dicevo un mio amico del settore, il farmaco innovativo andrebbe pagato presto e profumatamente per attrarre gli investimenti. Quindi ci sono due aspetti da contemperare. L'AIFA dovrebbe avere probabilmente tempi certi e poi uniformare le procedure che riguardano le regioni, perché dietro al motore sanitario mi è capitato di sentire da più parti procedure diverse. Io non so qual è quella della Regione Toscana. So che è invaso nella mia regione, mi dichiaro anch'io corresponsabile di questa mentalità, l'idea che ritardare in qualche modo contiene la diciamolo, diciamolo come deve essere detto senza giri di parole. Ora, se ci riflettiamo un po', io non so se proprio sia così, nell'immediato può essere così, ma sul medio periodo non sarà già più così. Prima di tutto perché se la valutazione del farmaco innovativo, di altri sistemi che vengono introdotti, è fatta bene, può darsi che il farmaco stesso produca un risparmio. Non è detto che l'innovazione necessariamente, perché se è sostitutiva oppure se è risolutiva in termini di salute, ad esempio, il farmaco innovativo, allora, come è avvenuto per l'epatite C, fermo restando per l'epatite C, il paradigma. Ecco, allora, mi ricordo invece che in Toscana la questione è una battaglia, noi su certo. Così evitabili. L'assessore, l'assessore Rocco Palese. Lo ringraziamo, è una persona estremamente pragmatica.
Il suo impegno a velocizzare tutte le procedure ora in Puglia è prezioso. Come è veramente prezioso questo dibattito organizzato in tutte le regioni italiane da Motore Sanità, con la finalità evidente di agevolare il percorso dell'accesso ai farmaci innovativi. Io vedo collegato il direttore scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, che saluto. Claudio, abbiamo un po' travolto la scaletta perché gli impegni dell'assessore lo hanno portato immediatamente a lasciare questo tavolo per aprire i lavori della Commissione Sanità della Regione Puglia. Però le cose che ci ha detto sono importanti e c'è stata anche un po' la possibilità di creare un confronto qui tra di noi e perciò ci scuserai se abbiamo stravolto la nostra scaletta. Ma vorremmo pregare di introdurre un po', di dare una sistematizzazione di scenario a questa discussione. Grazie, sì, no, nessun problema, molto interessante. Io mi permetto solo di dare un breve inquadramento, se andiamo con le diapositive, giusto per poi fare una serie di quesiti per il panel di esperti, il numeroso panel di esperti che è lì presente a Bari. Io mi scuso, ma per altri impegni, io comunque vi parlo da Venezia, insomma, siamo da due città che sono in questo splendido paese sul Mediterraneo. La prima diapositiva, grazie. Come voi sapete, era il 2016, la prossima diapositiva, ecco, era il 2016 quando l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha lanciato PRIME, Priority Medicine Scheme, che è un programma che era nato con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di farmaci e dei bisogni terapeutici soddisfatti, farmaci innovativi, perché non vi erano farmaci che andavano incontro a quelle che erano le necessità in quel momento dei pazienti. Quindi tramite PRIME l'EMA offriva supporto anche alle aziende per la generazione di dati affidabili e per velocizzare quello che è l'entrata all'interno del mercato di cosiddetti punto farmaci a innovazione piena o condizionata, come l'ha poi definito AIFA. Il paradigma è tutto questo. Abbiamo appena terminato a Padova, due giorni fa, un evento internazionale sulla sanità, sul welfare della salute in Europa. A supporto di tutto questo c'è stato proprio il progetto Vaccini per quanto riguarda il Covid, che ha velocizzato e anche accentrato determinate competenze a livello europeo per quanto riguarda l'acquisto dei vaccini stessi. Io credo che quello potrebbe essere, come già stato detto, anche un modello per ciò che riguarda la velocizzazione dell'entrata dei farmaci nei vari paesi europei, anche se l'Health Technology Assessment, cioè la definizione del prezzo, spetta naturalmente sempre agli enti regolatori dei vari paesi. Nella stessa direzione si era mossa l'Italia con l'emanazione di leggi e decreti per facilitare l'accesso ai farmaci. La prossima. Ma nonostante ciò, in quegli anni, i tempi di accesso dei dati in Europa e diverse fonti ufficiali mostravano che l'Italia è un paese in ritardo per quanto riguarda l'approvazione dell'innovazione stessa. Ci vogliono circa un anno da quando EMA ha approvato il farmaco all'introduzione del farmaco in Italia e anche qui con differenza nelle varie regioni. E spesse volte molti pazienti, soprattutto i pazienti oncologici, ma anche i pazienti con malattie rare e così via, non hanno un anno di tempo per poter arrivare al farmaco innovativo. Così, negli ultimi anni, l'ente regolatore italiano, cioè l'AIFA, ha cercato di accelerare comunque le procedure attraverso le diverse attività. La prossima. Ha infatti istituito una commissione tecnica, un CTS, nel quale ha il compito di un sistema di valutazione dell'innovazione molto stringente e basato su tre precisi criteri scientifici: il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto che ha questo farmaco e la qualità delle prove. Devo subito dire che adesso nella riforma AIFA si tenderà a unire il CTS con il CPR, cioè con la commissione che stabilisce il prezzo del farmaco. In effetti, in qualche modo, questo ha una sua ragionevolezza, perché l'Health Technology Assessment parte anche dal costo in rapporto all'impatto dell'innovazione stessa. Devo anche dire che ha formulato AIFA due tipi di innovazione.
l'innovazione piena e l'innovazione condizionata, ma l'innovazione, attenzione, dura 36 mesi. Poi le aziende in qualche maniera riformano magari qualcuno la presentazione del farmaco per poter ottenere il prolungamento di un'innovazione. Dopo 36 mesi il costo dell'innovazione ricade sulle regioni e questo è uno dei fattori principali per cui le regioni ritardano l'accesso al farmaco, perché hanno poi problemi di sostenibilità. È finito il fatto che il fondo dell'innovazione a livello nazionale li paga, in realtà poi ricade sulle regioni, oltre a altre pietre di inciampo che, come abbiamo visto, esistono in tutte le regioni stesse. La prossima, il passaggio fondamentale per la realizzazione del processo era quello appunto di dare il concetto di innovazione per bypassare i singoli prontuari regionali e territoriali. Però quello che stiamo verificando nelle varie regioni è che in realtà certi prontuari, così come commissioni per l'accettazione del farmaco innovativo e così via, esistono ancora. Esistono ancora anche perché poi c'è un problema di budget impact. In realtà AIFA dovrebbe in qualche maniera stabilire un budget impact per quanto riguarda le varie regioni, cercando di essere a conoscenza di quelli che sono la quantità di pazienti da trattare. Perché una delle prime cose, per non spaventare naturalmente, ripeto, le regioni stesse dal punto di vista della sostenibilità economica, e capire dopo l'innovazione quanto costa l'impatto del farmaco stesso. Per questo comunque è stato poi istituito, come diceva la senatrice Parente, i fondi nazionali dedicati. Prima erano due, uno per i fondi oncologici nel 2017, uno per i non oncologici. Oggi c'è un fondo solo che è in aumento per quanto riguarda la dotazione di 200 milioni nel 2023, di 300 milioni per quanto riguarda il 2024. Ma come ho detto prima, nonostante questo, la prossima, la tempistica di accesso reale alla terapia per il paziente vale per tutte le regioni, compresa la regione Puglia, può richiedere da 3 a 6 mesi a causa di diversi ulteriori passaggi richiesti dalla burocrazia regionale, come diceva l'assessore prima, l'indicazione dei centri prescrittori e dei clinici prescrittori. E sappiamo benissimo che qui esiste sempre un problema anche, come dire, di equilibrio all'interno dei vari centri, di equilibrio anche politico e di gestione della salute nelle varie regioni, riunione, valutazione, indicazione alle commissioni regionali e comunicazione sulle procedure di erogazione tra la BESPOC e così via. Quindi, partendo la prossima da una situazione nella regione ben strutturata in termini di organizzazione assistenziale come la regione Puglia, noi come Motore Sanità siamo qui presenti anche nella regione proprio per analizzare i flussi di accesso e per raccogliere idee pratiche utili a facilitare le tempistiche in un'area ad altissima innovazione come quella oncologica, ematologica, immunologica e endocrinologica. Quindi i quesiti per il panel, poi mi taccio, sono: qual è l'analisi dei percorsi di accesso, l'ultima per favore diapositiva, l'analisi dei percorsi di accesso ai farmaci innovativi, dalla gestione amministrativa alla gestione delle erogazioni, i passaggi chiavi, i fattori critici, le possibili implementazioni, infine la medicina di precisione, come ottimizzare i flussi tra diagnostica e terapia target, accesso al molecular tumor board, ove esiste, verifica naturalmente per quanto riguarda il molecular tumor board dei centri abilitati per quanto riguarda la profilazione genetica, la next generation e così via system per quanto riguarda l'accesso per quanto riguarda i farmaci innovativi stessi, e anche una procedura di horizon scanning fatto prima ancora dell'introduzione del farmaco per far sì che le regioni in qualche maniera siano presenti e siano già pronte ad accogliere l'innovazione, perché come diceva Liberati, non c'è peggiore innovazione di quella che non può essere accolta. Comunque ricordiamoci bene che il problema della sostenibilità regionale, cioè i 36 mesi per l'innovazione, il passaggio a carico dal fondo nazionale al fondo regionale e forse qualche volta anche una scarsa fiducia da parte dell'amministrazione nei confronti degli operatori sanitari, per cui devono essere bisogna necessitarli, oltre a quello che c'è AIFA, anche di un controllo e di un patrimonio gestionale che tenga conto anche di equilibri vari. Tutto questo in realtà ritarda quello che è l'accesso al farmaco stesso. Quindi, per esempio, e la butto lì, il fatto di avere solamente 36 mesi un farmaco innovativo secondo me è un fatto negativo, perché un farmaco deve essere definito innovativo finché
non vi è un altro farmaco che in qualche maniera sia più utile, sia più pronto, sia in qualche maniera diventi lui il golden standard per la terapia di quella determinata patologia. Quindi anche l'abbattimento di 36 mesi in qualche modo potrebbe aiutare l'entrata di innovazione nella regione. Ma non nascondiamoci dietro il dito. Il problema fondamentalmente è burocrazia, sostenibilità nelle varie regioni quando finisce l'innovazione, la tempistica dell'innovazione e la fiducia e gli equilibri politici nella prescrizione, nell'individuazione dei centri prescrittori e nell'individuazione di chi deve fare chi e che cosa. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie Claudio, questa puntuale analisi della situazione così complessa. Ecco, abbiamo quindi messo a fuoco la questione, un diritto fondamentale di cura che consente veramente di salvare vite, di cambiare il destino di cittadini che possono avere una risposta terapeutica pronta. E poi è stata definita una serie di intoppi, una sorta di ruggine amministrativa che paradossalmente poi blocca il sistema, i mesi si moltiplicano, diventano 14, poi 20, insomma ostacolano l'ingresso delle cure, questa è la questione. E allora io vorrei analizzare insieme al dottor Colasuono, delegato della direzione alla del Dipartimento del Farmaco della Regione Puglia, una persona, un tecnico che ha il reale polso della situazione. Vediamo, lo salutiamo. Caro Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ho potuto collegare. Buongiorno. Io volevo definire insieme a te e insieme agli interlocutori che tu ascolti quasi ogni giorno, perché abbiamo attraverso la telecamera di fronte a te tutti alcuni tra i maggiori specialisti che oggi poi devono affrontare il problema della disponibilità di un farmaco innovativo. Vogliamo vedere la Regione Puglia, qual è la reale situazione, dove sono gli intoppi, questa ruggine, quali meccanismi ostacola? Buongiorno a tutti, io devo condividere lo schermo che ho una decina di diapositive, sarò velocissimo. Un ringraziamento in questa bella mattinata di fine febbraio, quindi siamo sempre con Motore Sanità, un motore sanità, lo dice proprio il termine, un motore sempre in accelerazione, quindi grazie al motore sanità di aver invitato, ho visto l'assessore, invitato la Regione Puglia, quindi porto i saluti del dottor Stella, del nostro dirigente responsabile del servizio farmaci e dispositivi medici Regione Puglia, e il dottor direttore, dottor Montanaro, Dipartimento della Salute. Quindi ringrazio la segreteria scientifica, la segreteria organizzativa, il dottor Zanon, il dottor Amoruso, molto attenti alla condivisione, al mettere insieme i vari stakeholder della sanità, della nostra, io dico, bellissima regione, bella solare, abbiamo tutto. E faccio una piccola battutina, abbiamo anche qualcosa per portare un'antiruggine, quindi stiamo cercando di, devo dire, mettere ogni tanto, oliare questa bellissima, devo dire, io la chiamo bellissima sanità, nel nostro bellissimo, uso questi due termini identici, bellissimo sistema sanitario nazionale. Quindi grazie a tutti, condivido lo schermo. Un attimo, siamo completo. Vedete il mio schermo? Pronto? Pronto? Sì, ora vediamo lo schermo. La tua benissimo, benissimo, benissimo. Vedete come
nella fonte Istat parto dal 2017, vedremo nella diapositiva le sue successive, con il rapporto OECD, quindi un rapporto sull'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nazionale, vedete che negli ultimi 10 anni, grazie al nostro sistema sanitario, che figura i primi posti al mondo per lunghezza della vita media, vedete, abbiamo tanti meno, quel meno 23% spalmato nelle varie patologie. La mortalità in Italia, vedete, negli ultimi 10 anni è scesa del, vi dico una soltanto, tumori maligni della trachea, tumori del seno, del pancreas, siamo al meno 13% per quanto riguarda tumori maligni dello stomaco, meno 31%. Ma questo, vediamo adesso, passiamo all'anno 2020, e tra le più alte del 2020 si è abbassata, almeno temporaneamente, soprattutto nei decessi dovuti al Covid. Però, grazie alla pandemia, questo ha stimolato la diffusione, vedete, di modalità innovative, come ad esempio la creazione, vedete, di qualcosa di in grado di assicurare la continuità assistenziale. E questo potenziamento permetterebbe di costruire un sistema sanitario più resiliente. E vedete che l'Italia figura nei primi posti per quanto riguarda la vita media. Vediamo, passiamo dal 2010 al 2021. L'Unione Europea, siamo a anni 80,6. L'Italia, quindi sempre grazie allo sistema sanitario, sta a 82,4. Anche se c'è solo qualcosa dal 2019 al 2021. Però le cardiopatie ischemiche la fanno da padrona, come anche il Covid, vedete da questa diapositiva, sempre il rapporto OECD, rapporto del nostro sistema sanitario nazionale. Il Covid abbiamo il 10%, la cardiopatia ischemica abbiamo il 9,9%, poi passare al tumore al polmone al 5,3%, al canto del pancreas, al tumore del seno, del 2,1% e del 2%. Ma la stessa farmaceutica nazionale, questo è un rapporto OSMED che è stato pubblicato a luglio del 2022, come diceva l'assessore e come giustamente anche Zanon, vedete, nel 2021 è stato pari a 32,2 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2020, questo delta percentuale del 3,5%. E vedete, penso anche nel rapporto OSMED Italia, vedete il numero di pazienti arruolati con l'ICD-11, vedete come malattie del sistema circolatorio, abbiamo nel 2021 1.700.000 pazienti con i tumori, vedete, a 468.023. È una delle sfide che l'agenzia regolatoria AIFA e con anche tutte le regioni cerchiamo di garantire una sostenibilità economica e soprattutto una governance del sistema. Quindi, partendo, come dicevo, dal 2017, ricordiamo tutti i tetti di spesa del 89, 796, 2017. E dimentichiamo però che non è più 1.500.000 come era con la legge 232 del 2017, l'ultima, quella del 2021 per l'anno 2022, vedete che qualcosa è cambiato con la 234, qualcosa è cambiato, c'è lo Stato, vedete che l'articolo 1 nei commi 258 e 259 ha rimpinguato la spesa sul fondo del sistema sanitario, 124 milioni nel 2022, quindi non sono i 100 milioni, ma nel 2023 vedete ancora in aumento di 200 milioni. E questo incremento anche di questi 100 milioni, vedete col fondo per quanto riguarda dell'articolo 1,401, famosi due silos, 500 milioni per il fondo dei farmaci innovativi non oncologici e 500 milioni dei farmaci innovativi oncologici, abbiamo un incremento, vedete, quindi un respiro in più di 100 milioni di euro per l'anno 2022. 200 milioni di euro 2023 e 300 per il 2024. Rimanendo, dico, uso dei termini, vuol dire, al palo,
proprio per essere più chiaro, dico, è rimasto invariato invece il tetto di spesa del 7%, e quindi questo non è che è rimasto al palo perché no, non è in affanno, perché in affanno è il nostro tetto di spesa per acquisti diretti. Ho detto, e qui ringrazio gli specialisti e i medici di base che tramite diciamo, i farmaci equivalenti, farmaci biosimilari, stanno contenendo la spesa, quindi soprattutto i farmaci di classe A, classe HHT che vanno in DPC, stanno tenendo quel tetto di spesa della convenzionata del 7%. Adesso vado, questo mi è stato mandato da live, quindi perché volevo capirci qualcosa, giustamente, perché capire e poi partire in questo dibattito giornaliero di questa giornata sull'accesso regionale del piano innovativo. Vedete che EMA quindi passa la palla calcistica all'AIFA tramite la CTS, quindi il passaggio è CTS, quindi la Commissione Tecnico-Scientifica del Farmaco, e nella CPR, per poi emanare le varie determine AIFA di commercializzazione o rimborsabilità o anche nuove indicazioni di farmaci, sia per quanto riguarda malattie rare, quanto per quanto riguarda malattie oncologiche, malattie ematologiche e malattie cardiologiche e così via. Quindi l'autorizzazione EMA... Sono 14 mesi con questo itinerario, ecco, che qua, lei ha deciso. È la diapositiva. Che lei ha descritto. È giusto questo? Ecco, non qua si potrebbe arrivare direttamente il primo dalle problema, decisioni EMA. Bravo. Il primo problema è, quindi, non è solo a livello, questa è una mia, cioè dire, una mia idea, quindi non è soltanto un problema, diciamo, di nostra agenzia regolatoria Italia, Germania, Francia, ma vedete che il passaggio dell'EMA all'AIFA vanno già via 12 mesi. Poi puoi passare, vedete il gap, è il primo problema che bisogna cercare di eliminare o stringere, è EMA, AIFA, regioni, perché guardate, metto in maniera, vuol dire, una media, è drammatico, dottor Corazzuono, quello che sta descrivendo è veramente drammatico, è terrorizzante, è una cascata e un precipizio. Ho messo apposta. Quindi per far capire, siamo qui per questo. È perché voglio aprire il dibattito. Però guarda, scusatemi, fatemi finire e poi facciamo confronto. Vedete il gap invece, 4-6 mesi, che per la Puglia non è, lo dico ad alta voce, non è per la Puglia. Quindi, come diceva l'assessore, noi attendiamo leggi, attendiamo decreti in merito a quei gap, 12 mesi. EMA, AIFA regioni. Infatti con la 1505, come ha detto Zanon, abbiamo i tre bisogni, ma questo che non è stato detto, io è un'aggiunta, dottor Zanon, forse l'ha accennato, quindi sono uscito un attimo per motivi lavorativi, per un proprio problema della nostra sezione. Vedete, abbiamo la bellissima legge, la 109/2012, che è tutti quei farmaci che sono innovativi, innovatività piena e o condizionata, devono essere immediatamente, cioè questo termine chiaro, agli assistiti, anche senza il formale inserimento dei fondali terapeutici. Infatti noi, con la commissione, che ha fatto parte, e quindi saluto anche la dottoressa Moscogiuri, vedete, ha partecipato a questa commissione tecnica dei farmaci, tutto perché predisponiamo delle linee guida, aggiornamento, e lo dico, ci siamo noi adeguati a cercare di stringere quel gap che non è dovuto dalla regione Puglia, regione Lombardia o regioni, ma è un gap dovuto EMA, AIFA, facciamo aggiornamento mensile del TPR. I farmaci, lo ripeto, che hanno innova e sfido nell'andare a smanettare in Puglia Salute, vedete che tutte le determine appena vengono pubblicate sul Gazzetto Ufficiale e hanno una innovatività
piena innovatività condizionata, passano, io dico, passano forse 10 giorni, ma forse perché c'è un sabato e domenica di mezzo, quindi abbiamo, quindi perché mettiamo a disposizione, e vi dimostrerò nella diapositiva che viene dopo, cos'è servito questo in questi 2-3 anni, mettere a disposizione degli specialisti, come diceva il dottore Evaristo. Noi la Puglia, io sono stato in una conferenza nella regione Lazio e una nella regione Sicilia, hanno detto: ma voglio capire che cosa avete. Noi abbiamo un'autostrada, anche se la nostra regione è così lunga e stretta, ma riusciamo a portare il farmaco nel giro, sempre tramite, come diceva l'assessore Palese, quando vi è una legge, noi mettiamo subito a disposizione questi farmaci. Ma tutto questo grazie al nostro sistema informativo EDOT, grazie agli strumenti, vado a terminare con il contenimento della spesa per acquisti diretti e acquisti anche. Per quanto parliamo di gare centralizzate, vado a dare questa informazione, con i tetti di spesa, stiamo preparando i tetti di spesa 2023, a oggi facciamo riferimento ancora la 134 e la 132, tetti di spesa per acquisti diretti e tetti di spesa per la convenzionata. Noi abbiamo anche delle gare ponte. Quindi il paziente, nel giro di pochissimi giorni, non mesi, mette a disposizione il farmaco allo specialista per l'attiva prescrizione, farmaci che sono classificati da AIFA, HRRL, quindi prescrizione ospedaliera, tramite i centri che noi andiamo a individuare, che grazie anche all'Ares, che mette a disposizione, che sta mettendo a disposizione i PDFA, la rete oncologica, la rete reumatologica, la rete ematologica. Io ricordo sempre che la nostra rete ematologica, grazie alla professoressa Specchia, che ricordo benissimo, siamo stati i primi in Italia a aver messo insieme questa rete sulle malattie ematologiche. Ho tutto questo perché dico grazie ai specialisti. Con questa nota ho messo quella della SLEC, perché sono abituato a dialogare, a confrontarci ASL per ASL, adesso una delle tante, ASL Lecce, e lo stiamo preparando per il 2023. Vedete, il 27 gennaio 2022, su tutti i farmaci, perché, diceva il dottor Zanon, i 36 mesi, sì, ci sono, però l'AIFA dice anche, mette a disposizione la piattaforma che tutti conosciamo, web base d'AIFA. Vediamo che abbiamo dialogato con le varie ASL per quanto riguarda i trattamenti chiusi e rimborsabili, i trattamenti aperti e sospesi, i trattamenti che molte volte i farmacisti, quindi che saluto, ci sono alcuni farmacisti che veramente, come gli specialisti, sono in trincea per quanto riguarda la prescrizione, il trattamento dal punto di vista clinico, la dispensazione e la compattezza prescrittiva per quanto riguarda la dispensazione dei farmacisti. Quindi che molte volte distratti con registrazioni, con confezioni para zero, abbiamo azzerato tutte queste anomalie. E questo ve lo dimostro con la pubblicazione del rapporto OSMED, dei rimborsi ottenuti. Quindi è su questo che la Regione Puglia, Dipartimento della Salute, Sezione Farmaci Dispositivi, guardate, ahimè, abbiamo che la Puglia è una delle prime, e su questo ci deve far riflettere. Quindi abbiamo anche, forse, stiamo azzerando la mobilità passiva, quindi il paziente rimane in Puglia, perché noi abbiamo un'ottima rete, una rete oncologica, ripeto, a tutte le varie reti. Guardate quanti rimborsi abbiamo avuto. 2019 abbiamo 7 miliardi, per passare nel 2021 e vedremo il 2022 a 12 miliardi. Ma facciamo quasi da padrona dietro la Lombardia, che forse 6 volte la Puglia. E su questa la metto come la sto mettendo sempre, come ho finito. Quindi abbiamo una legge regionale per il rispetto, per quando riguarda questo, lasciatemela mettere questa diapositiva, perché devo ricordare a tutti che abbiamo una legge regionale per quanto riguarda le misure per il contenimento della spesa farmaceutica. Su qua abbiamo quindi tutto, lo registriamo e pubblichiamo su Puglia Salute nei vari link e cartelle che voi vedete in queste diapositive. Quindi
metto sempre il mio amico Steve Hawking quando dice l'intelligence is the aptitude to adapt to change. L'intelligenza è l'abilità ad adattarsi a un cambiamento. Noi lo stiamo facendo, ma non lo facciamo non ad personam. Ma tutto questo cambiamento lo stiamo facendo mettendo insieme Regione Puglia, le varie ASL e tutti i vari attori per quanto riguarda la sanità nostra pubblica. Grazie. Grazie Francesco Colasuono, perché è una bellissima relazione. Che e sono disposto, scusatemi, ad essere, diciamo, a disposizione in questa giornata a tutte le varie domande che qualcuno mi porrà. Sì, sono infatti a disposizione, sono qua. Grazie anche di questa disponibilità costante al dialogo, e indubbiamente i risultati con quell'incremento che c'è stato negli ultimi anni dei rimborsi per i farmaci innovativi testimonia l'impegno della Regione Puglia. La Regione Puglia sarebbe un Eden la regione Eden dei farmaci innovativi, e però abbiamo visto qualche sopracciglio sollevarsi nella nostra platea fatta soprattutto di specialisti, degli oncologi, di tanti specialisti diversi che poi prescrivono, utilizzano per i loro pazienti i farmaci innovativi, pazienti che quindi devono aspettare alla fine di tutto il percorso circa 3 anni. Ma è un'assurdità, perché 3 anni è come far assomiglia alle tragedie degli sbarchi degli immigrati. Sono persone che cercano una salvezza e noi non solo non gli diamo una barca veloce che li conduca in salvo, ma creiamo 1000 ostacoli. Allora, Evaristo Maiello, io poi prego Davide Croce di attendere un attimo, perché questo intervento del dottor Colasuono merita alcune risposte veloci. Evaristo Maiello, in questo Eden della Puglia gli specialisti non devono che cogliere i frutti dorati dell'innovazione, sono disponibili, sono pronti. Prego. Allora, Daniele, non sono essere stancati dall'albero. Daniele, se vuoi anticipo l'intervento, se lo facciamo in una maniera un pochettino più organica. Allora, intanto, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a Motori Sanità. Sempre piacevole rivedersi in quest'ambito. Allora, la riduzione dei centri decisionali che ha prospettato l'assessore e anche la diapositiva drammatica per voi, ma noi siamo abituati a vederla, quei tempi. E tutto il percorso da EMA all'autorizzazione di AIFA ha una media di 429 giorni. Stiamo parlando del 14° paese nella comunità europea come lentezza o rapidità, fate voi. Da qui in poi le regioni ci mettono in media 10 mesi. Dai 4 ai 6. Oltre i 400 giorni. Oltre i 400 giorni. E poi ci sono tutti a catena, tutto il resto. La bontà della Regione Puglia è che quei 10 mesi non sono 10 mesi, probabilmente saranno 4-5. Ma questo perché, e Rossella si ricorda bene, nel 2009 fu istituito la commissione terapeutica ospedaliera regionale per i farmaci. Per l'oncologia c'era Saverio Cinieri, che nella commissione per la parte oncologica con me e con Vittorio Russo decidemmo, e quella decisione è rimasta così, che non si dovesse discutere
sulla, su quanto AIFA legiferava, perché era una follia. E c'erano infatti delle regioni, mettiamo l'Emilia Romagna, che allora sottoponevano al loro, alla loro organizzazione interna quanto AIFA aveva deciso, e talvolta che cosa succedeva? Succedeva l'assurdo, veniva bocciato il farmaco e quindi quelli dell'Emilia Romagna andavano in Lombardia o andavano nelle Marche per farsi curare con quei, farmaci. Qui 429 giorni. Attenzione, noi abbiamo avuto un richiamo e all'italiano abbiamo risolto il problema dalla Comunità Europea, dall'EMA, perché noi eravamo obbligati a approvare il farmaco AIFA entro 100 giorni. E noi AIFA lo approva, solo che c'è un piccolo problema, non lo rimborsa. Quindi se uno vuole avere il farmaco, o se lo paga, o se ne fa carico il sistema sanitario nazionale a prezzi pieni, meno che mai strutture private. Quindi questo passaggio poi che cosa comporta? Che il grosso dei 429 giorni è sicuramente per presentare il dossier ad AIFA, perché il CTS si riunisca, apro parentesi, la chiudo, non sempre nel CTS ci sono esperti della materia di discussione dei farmaci, ma il grosso problema è la rimborsabilità. Ci sono soltanto, vanno da un anno a un anno e mezzo, nella migliore delle ipotesi un anno, a un anno e mezzo e oltre, i tempi per decidere la rimborsabilità. È giusto che lo Stato faccia economia e che si... Però questi tempi, tutto questo con un ulteriore aggravio, perché l'abbiamo sentito, negli altri paesi i farmaci sono autorizzati. E diciamo, il web consegna ai pazienti la bontà di quelle molecole. Quindi che cosa succede? Che dal giorno dopo ti vengono a chiedere e ti vengono a pretendere, alcune volte giustamente, alcune volte non giustamente, poi c'è anche una quota parte di aspettative che può creare il medico. Vi faccio sempre l'esempio di uno studio a cui noi abbiamo partecipato nel carcinoma del pancreas, risultati sicuramente favorevoli per l'endpoint primario che avevano dato, a progression free survival. Ma nel momento in cui noi andavamo a discutere in un board i risultati, apparve chiaro che tutta l'organizzazione che doveva essere messa su per ottenere quel farmaco era importantissima e che quindi sarebbe stata plausibile solo se ci fosse stato un vantaggio in sopravvivenza, che non c'è stato. Questo vantaggio, in mancanza del vantaggio in sopravvivenza, ha comportato che il farmaco non è stato autorizzato da AIFA, con tutte le associazioni dei pazienti che si sono rivoltati. Quindi è un percorso difficilissimo. Venendo alla regione Puglia, non sono tutte luci. La mia visione è che uno dei problemi sui quali bisognerebbe migliorare è l'individuazione dei centri prescrittori. Noi abbiamo in Regione Puglia, a mio modo di vedere, non interpretato bene questo passaggio. Perché questo passaggio non può essere che diamo a tutti la possibilità di prescrivere. L'indicazione era stata data proprio per dare ai centri di maggior volume la possibilità di, e quindi la certezza dell'appropriatezza della prescrizione, che secondo me manca nel momento in cui tu dai. Noi abbiamo l'assurdo che le medicine, tutte le medicine, la gran parte delle medicine, tutte le radioterapie, possono prescrivere farmaci oncologici. Secondo me abbiamo una rete oncologica che è partita, sta, diciamo, iniziando a muoversi. Abbiamo individuato hub and spoke per quelle patologie. Se noi introducessimo un altro filtro, aumenteremmo gli ostacoli. No, però avresti l'appropriatezza della prescrizione.
come ci sono all'interno di queste valutazioni, anche valutazioni economiche, la prescrivibilità, quindi io penso che ci sarebbe probabilmente un lieve passaggio. Allora, attenzione, io ho detto che deve funzionare bene la rete oncologica, Ma centri prescrittori, lui dice di ridurli. Lui dice di ridurli, ma vanno individuati farmaco per farmaco, quindi è un passaggio in più. No, il passaggio è sempre lo stesso, piuttosto che dire a tutti potete, lo dice chi ha maggiore volume o chi ha gli hub. Per garantire l'appropriatezza della prescrizione. Ho capito, ma è proprio questo uno degli ostacoli che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè questo passaggio in più dei centri prescrittori. Parlando del passaggio in più fino a quando arriva la prescrizione. Io sto passando alla prescrizione, cioè io vorrei chiaramente in un mondo ideale tempi più rapidi o appropriatezza della prescrizione. Appropriatezza della prescrizione. Qui veniamo a uno snodo importante che coinvolge Stefania Tomasi. Attualmente in Puglia quanti centri prescrittori sono più o meno? Saranno una quarantina, cinquantina, Rossetto. Tutti. Evaristo Maiello, c'è un provvedimento? Scusatevi, chi di i 200? Se posso intervenire, se vogliamo andare avanti, devi dare, Francesco, è che poi volevamo che dessi una risposta a queste tre rapide osservazioni. Vado subito la risposta, dottor Evaristo. Allora, se posso, mi date la parola. Va bene, ti ascoltiamo, Francesco. Allora, scusatemi, perché ancora per caso poi vado via e non sono stati detti alcuni chiarimenti. Scusatemi, vuol dire che bisogna un po' studiare. Scusatemi, dico studiare perché io sto studiando, voglio che anche tutti quanti noi partecipiamo a questo studio pugliese per quanto riguarda la prescrizione del farmaco. Vi ricordo che anche se l'EMA ci mette 3 anni, non 14 mesi, e noi mettiamo in posizione, perché se mi fate condividere lo schermo, vi dimostro tutto e vado a volte da smontare qualcosa, perché vi è la legge che tutti ricordiamo, Rossella, abbiamo fatto applicare tantissime volte, la 326, vado a ricordare così, perché dai vostri interventi, dal dottore Evaristo, c'è la legge 326 del 2003, articolo 48, che ve la leggo, nel comma 19, vi è un famoso 5%, lo ricordiamo, per farmaci, dice, farmaci di orfani per malattie rare e di farmaci, guardate bene, sentite bene, che rappresentano una speranza di cura, quindi anche per la parte oncologica. Quindi vi è la 326 del 2003. Ricordiamo tutti che vi è la 175 del novembre 2021. Che ha riempito un attimo, dottoressa. Un attimo. Vi è un attimo e poi dite. Vi è la 5 del 2021 che ha rimpinguato di quel 2%. Ha ripetuto la 189 del 2012. Però se adesso vi entro, e questo mi fa un po' un dispiacere, sinceramente, vi è. Sapete che adesso il 5% è andato in piattaforma web-based AIFA. Vedo che tanti, il 99% di ospedali, non hanno ancora attivato il famoso la piattaforma, sia del direttore sanitario, sia del direttore TUA, diciamo che deve individuare il farmacista e il medico prescrittore. Noi abbiamo tante strade per poter curare il paziente nel migliore di modo. Posso intervenire io? Visto che sono anche prego. Allora, il discorso era sui centri che non sono una garanzia. I centri sono 40. Fammi parlare. Però il provvedimento io l'avevo preparato, però diciamocela tutta. Queste sono decisioni di carattere politico, perché interdire alcuni clinici dalla prescrizione vuol dire per un establishment politico assumersi una responsabilità. Però i centri che fanno i trial clinici, come io avevo previsto nel provvedimento,
I centri che hanno un'appropriatezza di carattere organizzativo sono quelli che possono anche rafforzare le proprie decisioni e naturalmente non incontrare gli ostacoli di farmacisti, perché poi diciamocela tutta, anche i farmacisti ostacolano l'accelerazione. Questo concetto io lo esploderò nella mia breve relazione. Quello che dici tu del 326 va bene qualora il direttore generale fosse disposto ad anticipare immediatamente, ma se tu devi aspettare la riunione di AIFA non hai concluso niente. È cambiato adesso, cara Rossella. Adesso vi è la piattaforma web. Io che ho dialogato con Roma, con le altre regioni, sono già pronte. Hanno fatto regione Abruzzo, non regione Lombardia. Hanno già fatto partire 15 cure. Noi non siamo ancora partiti con una prescrizione con la 327 del 2003. E poi vado a rispondere a Evaristo Maiello. Non sono 40. Uno, non sono i radioterapisti che prescrivono. Quindi non abbiamo 40 centri, dottor Evaristo. Prima di dire numeri, chiedo gentilmente di andare a vedere i provvedimenti. Uno, abbiamo le 5 radioterapie. Non è costruttivo, non la prendere così. Io sono costruttivo. E che mi conosce qualcuno, ci metto, voglio dire, passione. Quindi questa è passione. Non è che sto... qui non sono 40 centri, ma saranno 15, dottore Evaristo. Di questi 15 abbiamo la radioterapia, perché vi è un provvedimento AIFA, non provvedimento Regione Puglia, non provvedimento Cassasollievo, non provvedimento ALSE, che non i radioterapisti, sono i radioterapisti oncologi. Però vi prego, non hanno prescritto ancora un farmaco. Se voi, per voi venire una prescrizione, quindi non servono. Quindi abbiamo la rete ottima oncologica che sta funzionando bene. Quindi non abbiamo, io se vi faccio entrare e vediamo, voi vi chiedete qualsiasi farmaco, qualsiasi patologia, non hanno avuto una prescrizione in radioterapista oncologo. Perché in Puglia noi lo stiamo lanciando, ma non sono ancora pronti. Ok. Bene, Evaristo, concludiamo il tuo intervento, sì. Però... rapido. Sì. Rapido, perché allora un altro dei problemi che noi abbiamo è soprattutto per quelle patologie orfane avere la disponibilità di farmaci che sono altamente innovativi e che non sono... Ora, avrei potuto dire tante cose... Abbiamo la fortuna che 2 o 3 giorni fa è venuto fuori un decreto che mette finalmente fine a tutta una serie di, fughe di tutti, sia tra regione e regione, tra all'interno delle regioni, e quindi la fortuna... Il decreto del Parlamento. Sì, certo, che mette i paletti al tumor molecular board. Dice anche quali sono i requisiti per chi deve sia per il tumor molecular board, ma anche per i centri che devono essere abilitati a fare la next generation sequencing, che è alla base di tutto questo ragionamento, e soprattutto pone, che è un'altra cosa particolarmente positiva, dà la possibilità ai tumor molecular board, a questo punto bisognerà chiedere alle regioni come si intendono muovere, che per alcune patologie deve essere intanto autorizzata la next generation sequencing, che la dà sulla base di una scala europea, la scala ESCAT, che l'European Society of Medical Oncology ha pubblicato, ma viene messo nelle caratteristiche, nel decreto. E quindi abbiamo una linea che dobbiamo seguire per comprendere come ci dobbiamo muovere. Ci sono, faccio un esempio per tutti, i pazienti affetti da colangiocarcinoma, che sono una quantità non particolarmente elevata, ma avrà un'incidenza di 5.000 casi all'anno, sì, però hanno una possibilità di avere una alterazione biomolecolare nel 40% dei casi. Devi fare la next generation sequencing. Però se c'è un'indicazione da parte da parte dello Stato, io mi auguro e vorrei vedere se la regione non la, l'autorizza. Ci sono molti confermato. Interventi ora, ricordo ancora
Davide Croce che deve intervenire, però solo un flash, Stefania Tommasi, quindi la, il Molecular Tumor Board può fornire, può sistemare la questione dell'appropriatezza, fornisce le, la garanzia di appropriatezza, e se dopo la NGS si sa che il paziente rientra nelle alle caratteristiche molecolari per avvantaggiarsi immediatamente di quel farmaco, bisogna farlo senza perdere tempo. È così. Infatti il problema è proprio questo, che il Molecular Tumor Board, allora prima di tutto l'NGS è una metodica che dovrebbe essere fatta in tutti i centri in cui vengono studiati i pazienti, anche quelli diciamo che rientrano nel PDTA delle varie patologie oncologiche. E perché è importante? Perché oggi dobbiamo analizzare più geni contestualmente, quindi è fondamentale che questo tipo di metodica sia fatta in centri appropriati, diciamo con la giusta, il giusto know-how e le giuste, non solo le giuste macchine, per poter diciamo, soddisfare l'esigenza dell'oncologo di poter dare una terapia che rientra nei livelli di appropriatezza. Quanto tempo ci mettete per fare questa analisi? Allora, per PDTA devono essere 10, massimo 15 giorni lavorativi, ma normalmente in 10 giorni lavorativi ce la facciamo. Quindi dopo questi 10 giorni dovremmo prendere una decisione perfetto. Immediata. Questo già per diciamo, i geni che sono, che rientrano nei protocolli standard previsti, cioè sono le alterazioni dei geni che già vengono sono state approvate da, anche da AIFA chiaramente. Il discorso del Molecular Tumor Board è un po' più complicato, perché il Molecular Tumor Board deve discutere quei casi per cui le terapie standard non sono disponibili, non sono più disponibili, per cui vengono profilati con un certo numero di geni maggiore, anche 300 geni, e quindi quello che può venire fuori, e questo viene discusso nell'ambito del Molecular Tumor Board, è che ci siano delle alterazioni che sono targettabili dalle farmaci, ma che non sono mai state diciamo utilizzate per impostare una terapia in quella patologia specifica. E quindi qua inizia il problema, perché a noi è capitato di trovare più volte alterazioni che sono targettabili se trovate, per dire, nel carcinoma della mammella, ma non nell'ambito di altri tumori come il carcinoma del polmone. E quindi in quel caso che si fa? Dobbiamo eliminare al paziente la possibilità di essere trattato? È chiaro che non stiamo parlando di cose fantascientifiche, in realtà ci sono degli articoli di letteratura, non c'è ancora uno studio appropriato. E qui io sono contentissima che finalmente il Ministero abbia fatto questo decreto 3-4 giorni fa, è del 23 febbraio il decreto, per cui dice che in realtà, diciamo, al di là dei, diciamo, dei livelli di appropriatezza, dei farmaci di livelli di appropriatezza 1 e 2, è possibile, o per uso compassionevole, dare dei farmaci. E ma anche lì le farmacie e le direzioni sanitarie non sono sempre disponibili ad utilizzare i fondi, il 5% o il compassionevole, così come si era detto prima. Quindi anche lì forse ci vuole un'indicazione un po' più precisa. Quindi tanto con questo decreto superate questo tema che lei ha posto. Questo decreto già pone le basi. E farmaci che non sono stati ancora sperimentati. E infatti nel decreto dice che è possibile programmare per esempio un studio sotto l'egida AIFA, uno studio che possa mettere in evidenza appunto una serie di nuove possibilità terapeutiche. Il decreto dice date i tempi stretti, quindi è importante, ma obbliga anche ad avere un registro di tutti gli studi con tutte queste molecole. Quindi è la possibilità, oltre all'uso compassionevole, che si dovrebbe ricercare per questi pazienti negli studi che ci sono. Certo. Finora non aveva mai stato fatto. Diciamo che questo è il vantaggio di discutere i pazienti nell'ambito di un Molecular Tumor Board, che però i risultati, anzi il referto, perché i Molecular Tumor Board devono dare un referto, il referto del Molecular Tumor Board deve essere preso in considerazione poi in realtà in maniera
chiara. Va bene. Ora la regia mi chiede di collegare Croce. Abbiamo oltre 200 persone che ci stanno seguendo, per cui veramente questo argomento, questo tema è molto sentito. Davide Croce. Davide Croce è il direttore del Centro di Economia e Management in Sanità della Business School di Castellanza. Prego, la vediamo, Croce. Non la sentiamo bene. Buongiorno. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. Ecco, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie per l'invito. Interessantissimo il... tutto il dibattito, perché in effetti a volte la lentezza dal punto di vista dei pazienti, la lentezza di arrivo delle innovazioni è particolarmente importante, deriva da tutta una serie di fattori che in molti casi possono essere anche con una decisione collettiva anche diciamo migliorati. Quello che intanto faccio vedere delle diapositive per accompagnare un pochino il ragionamento che volevo fare con tutti insieme, volevo mettere un po' d'ordine rispetto a quello che è stato detto, no? D'ordine forse è una parola grossa, comunque dare un contributo a quello che sono tutte le diciamo, i termini collettivi. Allora, se noi lo vediamo, il processo, adesso i termini sono medi di qualche tempo fa, ma concettualmente prima di arrivare ad avere nel PTR, che poi ha un'altra anche procedura, quindi diciamo dall'inizio dell'EMA fino ai PTR regionali, rischiamo che ci mettiamo 352 mesi circa perché si riesca ad arrivare 258 giorni per l'apertura sulla CTS, 352 con l'assessment di segreteria nella parte della valutazione dell'AIFA e poi altri 12 mesi si rischia sul Regional Drug Commission, cioè sull'entrata sul PTR. Se la vediamo in maniera un po' più semplice, la vediamo da questo punto di vista con questa nuova diapositiva. Dall'approvazione dell'EMA al nazionale, tenete conto che ci possono essere anche a volte dei tempi un po' più lunghi per i MEA, per i Management Agreement, poi ai livelli regionali c'è anche un tema che avete già trattato, per esempio quello di quali sono i centri prescrittori, che lì è chiamato come regional distribution, no? E prima di arrivare eventualmente, evidentemente, ai PDTA che in alcune regioni, tipo il Veneto, vengono portati all'interno. Poi c'è anche un livello locale che a volte, al di là del tender, cioè di come si acquista, potrebbe essere, arriva dai fondari fino diciamo che l'acquisto potrebbe essere anche regionale in alcune situazioni. Spesso però quando si arriva ad un'approvazione con un innovativo, arriviamo ad una formulazione diversa. Ma se io lo riguardo rispetto ai trend che abbiamo in questo momento, con tutte le difficoltà del servizio, la tecnologia sanitaria è comunque ricompreso fra quello che sono i bisogni collettivi. E vi ricordo anche che, visto che trattiamo di tutti quanti i farmaci, abbiamo trasferito alle famiglie gran parte della spesa, perché la sto cercando di vedere da tutti i punti di vista. Guardate che sui 37 miliardi di spesa collettiva del 21 tracciati dal sistema TS, tessera sanitaria, quello che tutti quanti diamo quando passiamo per farmacie o per altro, sperando di ricevere un beneficio fiscale l'anno successivo, sono stati 10,98 miliardi che sono stati spesi nel 21, ovvero di più della spesa per farmaci per gli acquisti convenzionati. Quindi abbiamo un importante trasferimento
che non è solo per i farmaci, ma anche per le visite, però noi concentriamoci solo sui farmaci. Volevo un po' riprendere questa situazione con questa ultima diapositiva sui temi collettivi. Noi stiamo cercando di andare sul costo efficacia, cioè produrre risultati oggettivi validi per i soggetti pubblici. Qui sto riprendendo il MUR sul tema di creazione del valore pubblico, perché volevo in qualche modo superare quel dibattito che sta avvenendo, anche se volete sull'NGS, sull'ultima parte, con l'incremento nella legge di bilancio per il 23 di 200.000 euro, se ricordo bene, è importante perché dà un'indicazione specifica per l'allargamento, per l'utilizzo di una procedura che è fondamentale per le mutazioni e traslazioni nella medicina di precisione. Ma al di là di tutto questo, noi dobbiamo essere in generale molto razionali, cioè portando verso quello che è la decisione collettiva, verso il costo efficacia. Dall'altro lato, però, sempre sul valore pubblico, la macchina interna cerca di portarci verso la formula del minor costo, e l'abbiamo sentito anche nelle parole anche dell'assessore inizialmente, quando diceva che certe volte, certe situazioni, certi ritardi, ritardare l'arrivo dell'innovazione deriva dal fatto di avere un rischio di costo. E quindi finiamo spesso nel punto 3, che è il tema di sponsor, ovvero di valore politico, nel senso che stiamo cercando di dare importanza al di là di quello che è il percorso classico di costo efficacia di alcune patologie. Questo è un termine di sponsor che la politica spesso tende a ricevere. Allora, normalmente, chiudendo questa prima parte e poi faccio alcune considerazioni collettive dopo le diapositive, normalmente le autorità regionali incaricate del controllo della spesa, al di là dei tecnici, dei farmacisti, del responsabile della spesa che abbiamo visto prima, del dirigente, scusate, regionale, che sono hanno fatto dei ragionamenti assolutamente condivisibili dal punto di vista collettivo, spesso poi quando entriamo però nelle aziende viene abbandonato a temi molto più complicati rispetto alla capacità di lettura sulla negoziazione del valore delle terapie che vengono effettuate. E quindi, adesso stacco un secondo la condivisione, volevo riprendere, chiudere con questo tema. Vediamo se ce la facciamo, scusate che il computer in questa mattina è particolarmente lento sulla velocità. Allora, riprendo il ragionamento che è un po' questo. I termini sono molto lunghi, abbiamo avuto anche degli aiuti per cercare di sostenere la spesa farmaceutica con la legge 234 del 21 che ci porta anche ad un incremento 15% del valore del Fondo Nazionale Sanitario per quest'anno per ciò che concerne la spesa farmaceutica totale, quindi la convenzionata più la pubblica più la diretta, il percorso è ancora lungo. Allora la domanda è: ma effettivamente il PTR serve ancora? Ma prima è stato detto che se le regioni fermano alcuni pazienti, fermano alcune innovazioni, i pazienti si spostano in altre regioni per riceverle. Allora forse l'interesse collettivo è anche quello di non avere questi PTR e di avere un'innovazione, un arrivo praticamente immediato, evitando di fermarsi alcuni mesi in attesa, fermo restando di quello che si diceva di
di alcune regioni, tipo la Puglia, che ha dei PTR particolarmente veloci. Quindi questo forse dà atto dell'attenzione che stiamo facendo, che stiamo avendo su questo dibattito e su quello che è avvenuto anche prima. Quindi chiudendo il tema collettivo delle innovazioni, deve essere portato in una maniera un po' più rapida per quello che concerne i pazienti all'arrivo diretto. Abbiamo già tutto il meccanismo dell'innovazione triennale con il fondo 1,2 miliardi di quest'anno. Credo che sia un atto che dal punto di vista centrale abbia dato sostenibilità a questo tipo di approccio. Per quanto riguarda invece l'ultimo, che avete criticato prima, cioè i 36 mesi che il fondo, della durata del fondo per le tecnologie sia un pochino basso e quindi dopo pone l'azienda in condizioni, l'azienda, le regioni, l'azienda sanitaria in condizioni di avere difficoltà di accesso, difficoltà di sostenibilità del periodo. Questo è vero in linea teorica, è vero che normalmente dopo 3 anni c'è un assessment, c'è stato un'attenzione, c'è stato anche una capacità da parte dei clinici di utilizzo in maniera appropriata del farmaco e quindi quello è il momento, dopo l'aiuto iniziale, di poterlo inserire in maniera stabile all'interno del fondo. Quindi secondo me è difficilmente superabile il tema dei 36 mesi e di poter continuare. Le innovazioni però sono quelle che ci stanno dando, una volta che sono state approvate dall'AIFA, sono quelle che ci danno grande prospettiva sul futuro, quindi direi che vale la pena di continuare. Grazie intanto dell'attenzione. Abbiamo quindi riesaminato, ecco, il flusso che poi sfocia nella prescrizione del farmaco innovativo. Ora con Rossella Moscogiuri ritorniamo a definire la situazione pugliese e poi sentiremo Pellegrino Musto per completare un po' il punto di vista dell'oncoematologia, ma poi sentiremo il punto di vista degli endocrinologi con la Viola, con lo console della dermatologia e poi le associazioni dei pazienti. Vediamo di completare con questi interventi il quadro che definisce la definizione del quadro pugliese. Rossella. Consentitemi un saluto a tutti e anche un ringraziamento a Motore Sanità. Non è retorico. Io ho accettato di partecipare, quindi voi sapete che spostarsi da servizi come dipartimenti farmaceutici pone sempre dei problemi, ma ho accettato di partecipare perché c'è il giusto pepe politico nelle manifestazioni che organizza in questi laboratori, io li definirei sì, laboratori, che vanno affrontati, secondo il mio punto di vista, con un giusto piglio di realpolitik, perché se ognuno poi se la racconta come vuole, come nei copioni pirandelliani, non si esce più. Noi siamo un sistema entropico, lo diceva la senatrice Parente prima, siamo in un sistema entropico, per cui anche se le soluzioni sono a portata di mano, c'è una tale frammentazione, adesso una tale perdita di unitarietà e di visione, per cui non si riesce a uscire da questa confusione. Allora, io ho voluto un po' affrontare, anche dare le mie proposte in chiave global, perché il tema è anche capire che cosa avviene a livello globale. Lo sviluppo di questi farmaci è un elefante che si ha nella stanza, quindi è chiaro che se noi continuiamo ad avere una visione parziale o molto riduzionistica non riusciremo neanche a capire economicamente, no, è andata troppo avanti, come affrontare il problema. Un attimo, allora.
E quindi dicevo, è ovvio che noi non possiamo affrontare questi discorsi con la logica della spending review, perché uno dei miei maestri, cioè il mio maestro, Nello Martini, già qualche anno fa ha fatto un'analisi molto importante su quella che è la sfida della governance farmaceutica, che ha messo in evidenza come già nel 2012, e questi sono giochetti di finanziaria, il 3-5% si sapeva che avrebbe fallito, perché non c'era l'effetto compensativo dei generici sulla spesa ospedaliera, non c'è l'estensione delle indicazioni dello stesso farmaco dopo la prima registrazione, cioè questo manca nella convenzionata, mentre quante terapie combo proprio in oncologia hanno poi creato scostamenti che noi abbiamo dovuto giustificare a diciamo proprio ad amministratori digiuni, perché poi non ci dimentichiamo quello che la commissione di bioetica ha messo in evidenza già 10 anni fa, cioè c'è un completo scollamento fra amministrativi che sono digiuni di universalismo e solidarismo in sanità e la classe dei clinici che invece si trova ad impattare con fattori emotivi. Poi il farmacista sta in mezzo, se ha buon senso riesce a conciliare le due cose, altrimenti è disastroso. Poi quindi questi sono i fattori che già ostacolavano. In più dal 2000 al 2016 con l'avvento della personalizzazione in oncologia, ma non solo in oncologia, che qui vedo lo consolo, cioè noi portiamo l'oncologia come paradigma, ma è peggio il ritardo nella tua branca, perché nella tua branca non c'è la stessa emotività, nella tua branca ci sono altri farmaci, è ovvio che nell'artrite reumatoide, patologia neurodegenerativa, si pensa che ci possa anche accumulare questo ritardo. Quindi questi sono fattori importanti che naturalmente dobbiamo tenere presente, perché l'accesso verso la sostenibilità e le interrelazioni anche fra gli alti costi e gli outcome sono importanti. Quindi per esempio creare dei livelli molto diciamo molto serrati di valutazione, quando invece c'è EMA e AIFA che ormai valutano. Poi AIFA adesso da qualche anno, dal 2017, applica il metodo GRADE, quindi quello che c'era prima aveva una sua giustificazione, per cui regioni come l'Emilia Romagna, dove hanno sempre fatto un ottimo lavoro, non ci dimentichiamo una cosa, che il primo algoritmo di AIFA è nato in Emilia Romagna dal professor Montanaro e da Motola, quindi è chiaro che le regioni non avevano niente. Adesso i prontuari regionali si possono abolire, perché se si lasciano in piedi solo per i farmaci di fascia C, che sono quelli non rimborsabili, che tuttavia nelle aziende ospedaliere possono anche essere utilizzati o per patologie rare, oppure per esempio c'è tutta una categoria di farmaci come le benzodiazepine, gli anestetici locali, i nutrizionali che sono di fascia C. Allora lì ha ragione di esistere un prontuario regionale o ospedaliero. Ma adesso che AIFA si è dato il GRADE, che è il massimo della valutazione, io ho avuto l'onore di partecipare anche a dei tavoli di valutazione del metodo GRADE, il lavoro di valutazione che fanno i panel lo fanno sulle evidenze, sui trial clinici, per poi magari intraprendere una strada che è quella della valutazione degli outcome, che molto spesso non si fa, perché noi abbiamo un sistema di registri che sta in piedi da tanto tempo, però non c'è un solo rapporto di outcome sui registri. E non lo si fa neanche nelle sedi locali. Noi in azienda dove io lavoro con le mie collaboratrici sto facendo un lavoro di outcome basandomi sui registri AIFA, a vedere che cosa è accaduto. Quindi c'è sicuramente una risoluzione del Consiglio d'Europa sulla necessità di investire sul settore del farmaco. Ci sono anche dei pronunciamenti del ministro Speranza che nel 2020, perché non ci dobbiamo dimenticare, che al PIL il settore dei farmaci contribuisce in modo
consistente, è il primo e il secondo addirittura. Il valore della produzione negli ultimi due anni è passato da 37 miliardi a circa 49 miliardi. A circa 49 miliardi, non possiamo avere questo atteggiamento schizofrenico di non pensare che questo è un settore trainante, l'aveva detto la Lorenzin, nel Piano Sanitario Nazionale, in cui diceva è un settore trainante e si cominciava così. Se si lascia però in piedi questo mostro, che è quello dei tetti di spesa o quello di non voler affrontare questo, è chiaro che ci sono delle disfunzioni, ognuno fa la propria parte e alla fine sembra solo un gioco di copioni in cui ognuno se la racconta come vuole. Quindi c'è una necessità adesso da parte del Ministero della Salute di enunciare i principi, di dire se i prontuari terapeutici regionali non hanno più ragione di esistere. Altra cosa è quello che fa in modo pregevole l'Emilia Romagna, fa a un sito dove mette il place in therapy. Se c'è una persona, io li consulto molto questi siti, anche quello di IOM. IOM nel 2019 aveva già detto che occorrevano 800 giorni per un farmaco. Se con il place in therapy si migliora il livello di conoscenza, ma lo si fa anche in relazione al cosiddetto budget impact, perché è inutile presentare ad AIFA malloppi di studi farmaco-economici, budget impact, quando per esempio la regione Puglia, che ratifica, io ci sono stata 15 anni, sono stata la fautrice perché questo precedeva appunto l'applicazione di AIFA del metodo GRADE, no? Però ultimamente io riconosco di aver avuto delle difficoltà, perché dicevo piuttosto che ratificare, perché non vediamo quali sono stati gli outcome, perché non vediamo il budget impact come fa l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna sa quanti pazienti tratterà all'indomani della registrazione di un farmaco e stabilisce il place in therapy. Quindi la sostenibilità finanziaria. Ho portato questo perché sono dei dati, è la fonte Favo Censis del 2017. Perché noi non ragioniamo mai in termini di costi evitabili. Quando abbiamo stroncato l'epatite C, non abbiamo avuto un solo rapporto per dire quali sono stati i costi evitabili. Quando ho sostenuto personalmente... In che periodo? Qua, oppure nella regione Puglia, io una volta ho fatto un incrocio di dati con fra l'interferone per vedere se l'interferone pegilato migliorava la gestione dell'epatite C. A parte il fatto che si sa che la Puglia stretta e lunga e il bacino di Taranto epidemiologico non è come quello di Foggia, no? Per esempio. Ma poi abbiamo visto che il pegilato che controllava l'epatite C faceva risparmiare un sacco di albumina. Mi sono spiegato. Quindi, cioè, sì, io da te, no, io lo dico, sai perché? Perché per me la memoria storica, metodologica è importante. Noi siamo un paese pieno di professionisti, ma sì, pochi, fare mille, ma pochi sono metodologi, e invece ci vogliono i metodologi. E ho portato alla fine una sentenza del Consiglio di Stato che mette in evidenza come c'è il divieto per le regioni di limitare l'accesso ai farmaci. Questa è una sentenza del Consiglio di Stato del 2017, proprio perché c'erano tante regioni che limitavano e si sovrapponevano ad AIFA. E quindi i principi di questa sentenza è che le regioni non hanno né le competenze né il potere di entrare nel merito delle scelte terapeutiche dei medici prescrittori, condizionandone la libertà prescrittiva. Oltretutto noi abbiamo messo su un copione che veramente è quello dell'azzeccagarbugli, perché qualsiasi tipo di legge che riguardi la farmaceutica, compresa la famigerata legge Amati, io mi vergogno di essere pugliese perché la legge Amati è uno scandalo tutto pugliese che andava immediatamente impugnato da direttori generali e dai clinici. I clinici purtroppo stanno troppo nelle cattedrali scientifiche. Si deve uscire, l'ho detto anche a Marco Ciccone una sera parlando, si deve uscire, la legge Amati è anticostituzionale, ma come non è stato, non è possibile, ha creato stress nei direttori generali e stress nei professionisti non molto illuminati. Le regioni quindi non possono adottare provvedimenti che limitano la prescrizione di farmaci autorizzati per il territorio nazionale, che fu la decisione che noi abbiamo preso nel 2009, prima ancora di questa sentenza.
perché poi con il buon senso si riesce naturalmente ad arginare tutto. Le valutazioni sull'analisi tecnica a propria testa servono ad AIFA, può sembrare ridondante, ma per qualche burocrate di Stato questo va bene, il reperita iuvant. Quindi le regioni non possono raccomandare ai medici di alcuni farmaci limitandone l'utilizzo, e poi cioè, alla fine, ma non alla fine, perché è il principale principio, che è quello dei LEA. Quindi il LEA, un livello essenziale di assistenza, col titolo quinto della Costituzione, quando c'è stata la devolution, io mi ricordo c'era LEA farmaceutici. E io ho fatto le lezioni per preparare, organizzate certo, in sede regionale sui LEA farmaceutici. Quindi il prontuario va rivisitato, va abolito sicuramente tutto ciò che può essere fonte di spreco, ma sull'innovatività non credo che ci sia neanche da discutere. Grazie Rossella, anche per aver giustamente acceso una luce sulla interconnessione fortissima che c'è tra la questione al centro della nostra, del nostro dibattito questa mattina, l'accesso ai farmaci innovativi, e la questione di quel meccanismo che è arcaico ma non è ancora definito tale, quale che è il tetto di spesa e il meccanismo del payback, oggi fortemente in discussione, prese di mira ufficialmente da Farmindustria, e quindi io su questo vorrei ora a caldo un commento di Pierluigi Petrone, che è membro del comitato di presidenza di Farmindustria. Daniele, sì. Scusa, prima che dai la parola, solamente una domanda all'autoressa Moscu Giuli, se posso permettermi. Come fa AIFA a fare un vero lavoro di Health Technology Assessment se non sa il budget impact a livello italiano del farmaco innovativo che entra, suddiviso anche per regioni? Non abbiamo compreso bene, puoi ripetere? Come fa AIFA a fare un vero lavoro di Health Technology Assessment se non conosce il budget impact dei pazienti da trattare a livello nazionale e poi nelle varie regioni per il farmaco innovativo introdotto? Non è un vero lavoro di Health Technology Assessment. No, ma il grade non è Health Technology Assessment. No, ma il grade lo conosco, dottoressa, però il compito di AIFA non è fare solo il grade. Il compito di AIFA è verificare, come fa il NICE, se il rapporto innovazione e costo è premiante o non è premiante. Come fa AIFA a fare un vero lavoro di Health Technology Assessment se non sa il budget impact del farmaco, cioè il numero di pazienti da trattare più o meno Ma comunque voglio dire, i lavori di budget impact io ne ho visti tanti e le regioni ce l'hanno a disposizione il budget impact, perché il budget impact si può fare anche con le simulazioni, per quelli che sono i dati di letteratura, come abbiamo fatto anche noi per gli anticoagulanti orali, che naturalmente dovevano reggere la sfida di un farmaco che costava pochi centesimi di euro. Comunque dico, non è tanto poi importante fare un lavoro perfetto, però almeno avvicinarsi e dimostrare di aver invertito la rotta. È diverso quello che fanno alcune regioni invece di fare una valutazione ex novo rispetto ad AIFA. Sì, perché il MEAS, dottoressa, sono stati inventati unicamente per un controllo economico dell'entrata del farmaco per la gestione economica. Non erano nati proprio così. Non erano nati così, ma tant'è che i dati AIFA, dottoressa, come sa meglio di me, i dati e registri AIFA, bigliacco se riusciamo a farli tirare fuori. È una battaglia che cerchiamo di fare da tempo, si sta incominciando adesso per capire il vero impatto dell'innovazione. Ma dottor Zanon, io sono allineata con lei. I registri vanno rivisti e sono un grosso scandalo perché non vengono utilizzati i dati. In più le posso pure dire che forse vengono anche a volte forzati. Quindi perlomeno però sono un canovaccio per un reclutamento adeguato di alcune situazioni. Sicuramente però siamo nella fase in cui questi benedetti tetti vanno rivisti. Cioè non,
Grazie. E della richiesta, questo coincide con la richiesta di Farmindustria. Allora, grazie Pierluigi Petrone. Grazie Daniele, grazie per aver voluto invitare Farmindustria a questo così autorevole consesso e porto ovviamente i saluti di tutto il Comitato di Presidenza. Io peraltro sono anche presidente della compagine delle piccole e medie Farmindustria che comunque rappresenta all'interno ovviamente dell'associazione un comparto molto importante e su cui ovviamente regge una fetta molto importante del valore della produzione farmaceutica nel nostro paese. L'Italia è diventata negli ultimi 10 anni il primo paese in Europa per manifatturato farmaceutico e come dicevo prima ringrazio la dottoressa per il suo per la presentazione perché mi ha dato peraltro una serie di spunti che mi premerà in qualche modo diciamo, condividere, sottolineare o quantomeno diciamo, armonizzare in vostra compagnia. Il valore della produzione è passato da 36,5 miliardi a circa 50 miliardi e se soltanto riteniamo che gli ultimi 3 anni sono stati anni molto confusi, da un lato legato alla pandemia, ma a maggior ragione l'ultimo, con quello che sta accadendo, con il reperimento di materie prime, prodotti di confezionamento, l'aumento indiscriminato del costo dell'energia, legacy non soltanto come parte elettrica, ma anche prettamente diciamo, di gas, e basti pensare che tutto quello che si diceva prima, contemplato all'interno della filiera farmaceutica, va armonizzato su un tavolo forse trasversale e non tanto diciamo, top down o bottom up per silos, perché ogni comparto, ogni angolo e ogni angolatura con cui si vede il manifatturato farmaceutico ha in qualche modo degli impatti a monte e a valle. Reputo che il tema del payback sia un tema molto importante. Abbiamo visto come il Fondo Sanitario Nazionale, la quantità diciamo, di euro che vengono, diciamo, il fondo è stato aumentato e quindi automaticamente anche la parte prettamente farmaceutica. E come ricordiamo è intorno al 15%, c'è stato un incremento di 0,15 ad anno 2022 che ha consentito il passaggio dal 14,85 al 15, il 15,15 quest'anno, quindi 2023, e il 15,30 del 2024. Però secondo me noi dobbiamo fare un attimo un ragionamento ed una riflessione. La cosa più importante a mio avviso e anche ovviamente la situazione che rappresento devono essere utilizzati per sua totalità i fondi che vengono destinati a questo tipo di spesa, perché la dicotomia che esiste oggi nei due tetti di spesa, convenzionata e ospedaliera diretta, in qualche modo sta creando un problema. A maggior ragione con la modifica dell'articolo 5 della Costituzione, quando le regioni sono ovviamente diventate titolari in tema di istruzione e quindi sanità, a maggior ragione, abbiamo visto che esistono 20 prontuari diverse dove un prodotto viene classificato in DPC o in diretta in una regione rispetto ad un'altra e addirittura alcune regioni virtuose che lo sono state fino ad ora proprio per un eccesso di sfondamento o di classificazione di prodotti dalla convenzionata alla DPC ha in qualche modo diciamo, generato delle necessità di poter recuperare parte di questo. Sappiamo perfettamente che il 50% dello sforamento ospedaliero deve essere rilevato dalle aziende farmaceutiche e il 50% a carico delle regioni, che però vedono sulla parte ovviamente convenzionata un tetto di spesa non quasi raggiunto, ma anche per una cifra molto importante. Questo cosa comporta? Comporta che in qualche modo le aziende devono in qualche modo capire e valutare attentamente quanto rappresenti questo 50%, che in qualche modo può gestito con le varie case madri in qualche modo ritardare o allocare risorse verso altri paesi o altri diciamo capitoli di spesa. C'è però da dire una cosa che anche con la parte degli studi clinici sicuramente oggi l'Italia è diventato sicuramente uno dei paesi principali dove si può fare innovazione consentendo a tantissimi pazienti diversamente fortunati se mi consentite il poter avere un accesso diciamo privilegiato a nuovi farmaci che come abbiamo visto possono essere quel fast track diceva prima il dottor Amoruso proprio per una terapia innovativa rispetto a quelle degli dati che abbiamo letto addirittura di 24-36 mesi da quando il prodotto viene registrato dall'EMA quindi all'approval viene poi classificato e
discusso in AIFA per quelle che sono ovviamente il protocollo, diciamo, di rimborso. Quindi, dottor Petrone, l'Italia è ancora attrattiva? L'Italia è ancora attrattiva, d'altronde se manifatturatamente parliamo di un paese che tende a crescere, penso che proprio uno snellimento della burocrazia sia essenziale per rendere questa attrattività sempre maggiore all'interno di un contesto europeo che vede l'Italia come una regione all'interno, diciamo, del sistema europeo. Noi abbiamo visto, e vado alle conclusioni, come veramente... Ma ci dica meglio del payback, perché questa sì, è la vostra battaglia. Secondo me la prima cosa andrebbero prima, nella misura in cui a fine di un anno finanziario si è visto che c'è un avanzo positivo su un tetto rispetto ad un altro, sarebbe forse opportuno prima destinare che tutte quelle cifre allocate per quel tetto vadano a compensare e successivamente si possa ragionare. Ma anche, secondo me, andrebbe discusso, da un punto di vista di ciliera, anche il nuovo prontuario in relazione a quello che sarà poi sulla convenzionata la nuova remunerazione per i farmacisti, perché si andrà a vedere quali saranno i prodotti che l'AIFA riterrà sempre più, diciamo, interessanti per un rimborso, diciamo, sulla classe convenzionata, e quindi poter guardare il nuovo prontuario in maniera propositiva, ma ovviamente con gli stakeholder di categoria, perché questo cosa comporta? Comporta sicuramente un accesso e un risvolto della crisi industriale. Se noi pensiamo che il 27% dei farmaci oggi rimborsati sono sotto i 5 euro, e se mi consentite, un pacchetto di caramelle che noi compriamo in tabaccheria forse costeranno addirittura la stessa cifra, ma sicuramente il processo di produzione non deve temperare tutto quello che sono le autorizzazioni in qualche modo comprovate. Finisco dicendo, siamo a disposizione, l'industria è un valore aggiunto che vuole in qualche modo dare sanità, ma anche contribuire allo sviluppo del paese. Forse sarebbe opportuno un dialogo sempre maggiore, sempre più propositivo tra gli stakeholder di filiera, al di là della parte ovviamente politica. Dottor Petrone, intanto lei sa che noi molti parlamentari abbiamo cercato di risolvere questo tema. Perfettamente. Almeno del dialogo tra i due detti di spesa, mettiamola così, i due detti di spesa, ma non ci siamo riusciti perché ci sono regole del bilancio dello Stato che sono molto stringenti e noi legislatori legiferiamo col MEF che ci sta sulla testa. Però volevo capire un attimo un passaggio, cioè, voi collegate anche questo tema del superamento del tetto di spesa e della possibilità appunto di portare quello della convenzionata che è in eccesso su quella ospedaliera anche alla questione dei farmaci innovativi che comunque hanno un fondo? Sicuramente poter portare sulla convenzionata farmaci che attualmente sono classificati in diretta o in DPC andrebbe a liberare sicuramente una parte del tetto dei farmaci innovativi e quindi darebbe un ulteriore boost, un ulteriore fast track per l'arrivo. Un ulteriore oltre il fondo specifico. Ovviamente, perché una parte andrebbe a essere gestita attraverso il tetto della convenzionata, dando ovviamente valore ulteriormente anche alle farmacie, che abbiamo visto essere il vero presidio sanitario che durante il Covid tutti i cittadini italiani hanno avuto, con le 19.506 dislocate in tutte le regioni italiane. Bene, dottor Petrone, grazie. Io ora vorrei ritornare a esaminare il punto di vista dei clinici, perché lei stesso ha paventato invitiamo il professor Musto. Pellegrino Musto è professore di ematologia, il direttore dell'ematologia del Policlinico di Bari, dell'Università di Bari, e con lui quindi vogliamo riportare il discorso a quello alla pratica, al punto di vista degli specialisti, del medico prescrittore. In Italia esistono 20 prontuari diversi, ha ora denunciato un'ennesima volta Farmindustria attraverso l'intervento del dottor Petrone, e non immaginiamo che cosa possa accadere con l'autonomia differenziata, che tutti questi meccanismi che abbiamo visto ora diventare ostacoli al fast track del farmaco innovativo potrebbero ulteriormente complicarsi, potrebbero ulteriormente creare enormi differenze tra regione e regione,
e con cittadini costretti a cambiare regione per ottenere il farmaco che una regione più ricca può dare e una regione povera non si può permettere. Il suo punto di vista nella pratica di ogni giorno in un settore, quello dell'ematologia, che praticamente fonda la sua attività proprio sull'innovazione del farmaco. Grazie, io cerco di volare un po' più basso, nel senso che spero davvero che quella telecamera non sia quella di schermo in parte, oppure di non essere nel paese delle meraviglie, perché diciamo ho sentito tante cose giuste, qualcuna forse un po', diciamo, un po' scollegata, diciamo così, dalla realtà. Faccio un esempio banale. Ho molto apprezzato l'intervento dell'assessore, che è entrato in temi assolutamente concreti. E quello che mi riesce un po' più difficile da capire è come questi temi concreti possono essere risolti. Se faccio un esempio, è vigente in questo momento in Puglia una delibera che impone ai direttori generali di rimanere all'interno del budget pena la decadenza del direttore generale e tutto quello che ci chiede. Quindi è un ragionamento che io trovo un pochettino schizofrenico, e quindi dovremmo un po' chiarire questo aspetto. E un'altra cosa importante, si è parlato di tavoli diversi, insomma, in cui forse i professional non sono particolarmente coinvolti, o perlomeno non sono coinvolti quelli dei diversi settori. Io credo che l'informatizzazione e la digitalizzazione sia un aspetto importante, ma credo anche che tecnici, clinici, farmacisti debbano parlare lo stesso linguaggio, perché finché lo statistico mi dice questo, faccio l'esempio dello studio clinico, ma questo vale anche nell'ambito di queste cose, se non parliamo lo stesso linguaggio non ci comprendiamo. Due parole quindi, nella programmazione di queste interazioni dovremmo assolutamente fare della formazione che, come dire, consenta a tutti di capire tutto. Due parole sul laboratorio. Se mi permettete, l'ematologia, insomma, è la scienza che per prima ha sviluppato la biologia molecolare, tecnologie successive, parliamo di NGS, e adesso è arrivata in ambito, dei tumori solidi, molto importante, però noi non possiamo inventarci, delle terapie sulla base di quello che troviamo con l'NGS. Noi facciamo 100 geni, troveremo 25 geni mutati per carcinoma, non so di che cosa, magari la VAP, comunque la percentuale di cellule mutate è dell'1%, dello 0,5%. Se non abbiamo uno studio clinico che ci dice esattamente quello che dobbiamo fare, noi non possiamo immaginare che questa sia la prospettiva di trattamento di questi pazienti. E naturalmente anche questo del laboratorio, è stato già detto, presuppone un know-how importante. In ambito ematologico noi parliamo di malattia minima residua, malattia minima misurabile, di interruzione del trattamento, paro della leucemia mieloide cronica. Ecco, la mia impressione, noi siamo sono un po' un fautore di un laboratorio dedicato, noi ce l'abbiamo al nostro interno, funziona molto bene, e chiaramente mi aspetto che se io debba cedere questo tipo di attività debba essere ceduto, possa trovare chi la farà lo stesso tipo di informazione. Ma io mi sono reso conto che in alcuni laboratori cos'è la malattia minima residua, sanno cos'è, e io devo affidare a loro la diagnostica di questi aspetti. Dottoressa Tommasi, il problema del know-how sono d'accordissimo, perché credo che hai detto in contrasto con quello. No, io abbiamo lo stesso problema, ma non soltanto in Puglia, sia tutti i tumori che per l'oncopatologia, cioè ci vuole il know-how. E l'ha detto lei. Cioè, non si può fare tu pur quello che in qualche modo viene proposto, dice beh, questa attività adesso la mandiamo al laboratorio centrale, non funziona. Però questo è quello che dicono? In pratica. Bene, qualche altra cosa sulla ricerca. La ricerca è stato detto finanziata dalle aziende. È ovvio che è finanziata dalle aziende, però un aspetto, un'attenzione a livello delle istituzioni sulla ricerca accademica credo sia fondamentale. E noi ricerca accademica non ne riusciamo più a fare, senatore. Senza soldi non si cantano messe, no, si dice, non si fanno nemmeno gli studi clinici. Un'altra mia grande preoccupazione nell'ambito della
regolamentazione che si sta sviluppando è quella dei comitati etici. Io ho un terrore di quello che potrà succedere con i nuovi comitati etici. Che l'hanno ridotti adesso. Si è ridotti a 40, ma non è che cambi granché, perché voglio dire, però l'esperienza mia è che nell'ambito di questi comitati etici da molte persone sono viste come una sorta, che ci fa parte, una sorta di piccolo centro di, cioè si accontenta qualcuno per tanto di persone ed entra nel merito della discussione di uno studio clinico che per definizione è stato già approvato, quindi il comitato deve dire sì o no. Magari può cambiare il consenso informato se è una struttura ecclesiastica, diciamo. Cambia tutto con la nuova normativa europea. Lo so che cambia tutto, ma siamo in grado di recepire. Anche questo non è che mi diciamo fa molto piacere, perché vedo dei tempi di allungamento qualità di perché devono giudicare in tuo studio tutti i centri in un'unica formazione fatto tutti insieme. Questo è un ho letto la normativa, il motivo per cui sono preoccupato è proprio questo. Io lo cogli come una positiva. Sulle opportunità che vengono perse è una grande esperienza, quindi diciamo mi preoccupo un po', però magari sono troppo pessimista. Si è parlato dei dati di registro AIFA. Nessuno ci può accedere, ci abbiamo provato tante volte, non siamo riusciti. Devo anche dire che questi registri, io non so chi li ha fatti, ma chi li ha fatti, diciamo, forse non era proprio addentro alle problematiche, diciamo, di cui stiamo discutendo. Farmaci innovativi, non solo farmaci innovativi, ma anche altre modalità di accesso dei pazienti a terapie nuove. Uso compassionevole, expanded access, tutte cose che sono estremamente farraginose in questo momento e che non consentono di poter utilizzare le cose al meglio. Si è parlato prima di una, diciamo, discrezionalità territoriale, ma io vi posso dire che anche nell'ambito della Regione Puglia, per alcuni farmaci, alcune cose le possiamo fare a politico, altre cose non ce le per varie motivazioni non possono fare. Un anticorpo monoclonale sottocute verso endovena. Un anticorpo monoclonale per un'altra patologia che può essere somministrata ogni 2 mesi invece che ogni 15 giorni. Ma si dice no, ma costa un po' di più. A parte che non è vero che costa un po' di più, se noi andiamo a guardare non nella prospettiva, non dico a giorni, ma ad horas, perché questa è la prospettiva che viene in qualche modo utilizzata. Ma guardiamo quali sono le implicazioni che può avere sull'organizzazione del servizio un monoclonale dato sottocute piuttosto che una vena, cioè spingi il paziente a stare lì una mattinata intera e invece se ne vado con un quarto d'ora, il caregiver che lo deve accompagnare ogni settimana, ogni 15 giorni invece che ogni 2 mesi, gli accessi che costano, fatti in più che costano, diciamo, all'ambulatorio. Tutto questo chiaramente mi permetto di fare anche un'altra considerazione sulla, si è parlato di tossicità amministrativa, tossicità burocratica, sì, no? Sì. Io devo dire che faccio vostro il grido di dolore dei miei colleghi che lavorano negli ambulatori, che ormai, faccio una battuta, non mettono più la mano sulla pancia del paziente. Perché non lo fanno più? Perché sono sommersi da attività amministrative, dai registri, tutto quello che c'è, e francamente adesso, diciamo, le richieste dei farmaci, le richieste degli esami, le richieste delle visite, dobbiamo fare tutto noi. Francamente il tempo di poter visitare il paziente, di fare le cose con bene, probabilmente si sta perdendo. 2 ultime osservazioni. La spesa territoriale, e io sono perfettamente d'accordo con l'ultimo intervento, è lì secondo me che bisogna in qualche modo forse recuperare delle risorse, non lo so, se costa 5 euro una medicina, forse possiamo dire alla gente che quella medicina, se serve veramente, la può comprare, magari ci si dà un farmaco salvavita a un'altra persona. I criteri di innovatività, ne abbiamo discusso, ma chi li ha decisi? Il NICE è stato fatto recentemente, anche è stato fatto un accenno anche a questo. Il NICE passa per essere, come dire, una sorta di gestione molto cattiva nei confronti dei pazienti, perché non consente a tutti i farmaci di poter essere utilizzati.
Beh, il NICE fa delle scelte molto, molto chiare, fa delle scelte in termini di sopravvivenza. Non possiamo immaginare, almeno io nella prospettiva che vedo dei prossimi anni e della sostenibilità, non possiamo immaginare che un farmaco sia approvato perché dà un vantaggio di progression free survival di 12 settimane o un vantaggio di sopravvivenza di 2 mesi. Questo è un elemento che secondo me noi dobbiamo cogliere, soprattutto, e qui chiudo, credo di non avere altri appunti, ho preso tanti appunti stamattina, chiudo con le nuove, noi stiamo parlando di quello che in questo momento si può fare, ma sta arrivando, parlo dell'ematologia, un'ondata di nuovi farmaci che sono gli anticorpi bispecifici, che saranno il futuro dell'immunoterapia. Le CAR-T, un processo di CAR-T costa 400.000 euro. Noi abbiamo mandato, per fare esatto, non siamo riusciti ancora a partire, abbiamo fatto la visita di accreditamento GESI la settimana scorsa, l'avremmo dovuta fare nell'ottobre del 2020. Abbiamo mandato via... Adesso abbiamo mandato gli ultimi 2 pazienti, li abbiamo mandati a Taranto dal dottor Maggi perché è l'unico centro accreditato per farlo. Loro sono accreditati, ho chiesto a Michele ma mi ha detto che ancora non può farlo. Io spero che il policlinico sia operativo, però adesso al di là delle cose personali, questo lo abbiamo immaginato, come si integreranno queste nuove terapie all'interno di quello che già abbiamo? Io vedo... No, francamente qualche difficoltà, qualche scelta forse bisognerà fare. Cioè in che senso? Bene. Grazie. In quale direzione? La scelta, la scelta la devono fare, diciamo, i tecnici, la devono fare chiaramente gli amministratori, ma bisogna farla insieme. E qualche scelta potrebbe anche essere dolorosa, nel senso di non poter assicurare tutto a tutti. Io credo che questo non sia più possibile, non sia più sostenibile. Poi ovviamente le aziende devono fare il loro lavoro. Io credo che dell'AIFA si parla sempre male. Io credo che una cosa buona dell'AIFA è che riesce ad ottenere dei prezzi che probabilmente rispetto ad altre realtà internazionali sono più favorevoli. Poi chiaramente cade sui tempi, ma lì è anche un po' voluto, ma è stato detto anche questo. Il discorso di AIFA di NICE è diverso, perché il NICE deve comportarsi in relazione alla soglia economica. Allora, siamo scongiurati, abbiamo l'esigenza ora di far parlare gli ultimi relatori e ringraziamo il professor Musto anche per aver introdotto molto efficacemente questi. Allora, mentre invitiamo il professor La Viola al nostro tavolo, io aprirei brevemente il microfono del dottor Ignazio Grattagliano, che è segretario regionale della SIMG, quindi è il punto di vista forse più vicino a quello del paziente. Il medico di medicina generale non è non è il medico prescrittore, ma deve costantemente dialogare con gli specialisti e ora sentiremo l'opinione del professor La Viola per quanto riguarda l'endocrinologia e con Francesco Lo Console e poi per la dermatologia. Allora, Ignazio Grattagliano. Ma io intervengo, sì. Buongiorno, io intervengo in questa riunione, in questa tavola rotonda, ho seguito dall'inizio in maniera completamente esterna. Credo che il discorso dei farmaci innovativi sia un argomento che definisce in maniera chiara una netta separazione tra i medici in grado di prescrivere farmaci innovativi e i medici che non lo possono fare, e io appartengo a questa seconda categoria. Non abbiamo in genere, nella stragrande maggioranza dei casi, informazione né formazione in merito all'utilizzo di farmaci innovativi da parte degli specialisti, se non attraverso delle informative in genere cartacee quando ci arrivano tramite i pazienti. Allora, questo è un gap incolmabile e che in alcuni casi AIFA o i legislatori
cercano di, diciamo così, di semplificare attraverso gli innumerevoli piani terapeutici su alcuni dei farmaci, ma molto spesso questi non sono neanche più farmaci innovativi, ma sono farmaci che si avviano ad un consolidato uso nella medicina clinica. Per cui da questo punto di vista sollevo una serie di criticità che come società scientifica della medicina generale credo possa essere in parte mitigata con un tentativo di soluzione attraverso l'istituzione di reti assistenziali realmente funzionanti e non di reti semplicemente così descrittive, operative, che non aiutano né il medico prescrittore né il medico curante che segue il paziente tutti i giorni, né tantomeno gli stessi pazienti che devono utilizzare i farmaci innovativi. Per cui lo sforzo massimo deve essere, a mio avviso, ma a nostro avviso, da parte della medicina generale, quella della costituzione di reti assistenziali realmente funzionanti. Grazie. Allora, con il professor Lapiola e poi con il professor Cantatore e con il dottor Lo Console, quindi apriamo alle altre discipline che sono immediatamente interessate ai farmaci innovativi. Magari non parliamo più di un vantaggio quad vitam, però sono altrettanto importanti per la qualità di vita di tante persone, per il loro reinserimento nell'attività lavorativa. E questo non è una questione secondaria, perché reinserire un paziente mesi, anni prima, nel dargli la possibilità di dare un contributo lavorativo alla nostra società, significa poi intervenire sul PIL. E quindi, e qui ritorniamo alla questione del tetto di spesa che abbiamo toccato con il dottor Petrone. Cioè, il tetto di spesa è un meccanismo ormai che sta diventando rapidamente arcaico, un po' arrugginito, troppo rigido, non ci consente, stabilisce qual è il prezzo rispetto a quello che alla chiusura del professor Musto devo osservare che è vero, AIFA rispetto alle agenzie europee spesso spunta dei prezzi vantaggiosi. Ma questo, come ci potrebbe spiegare bene il dottor Petrone, non sempre un vantaggio, perché rende il nostro paese meno attrattivo proprio per gli investimenti e per gli studi che vengono fatti, e quindi alla lunga non è un vantaggio. Quindi, professor Lapiola. Sì, grazie. Mi inserisco nella linea del professor Musto e del dottor Grattagliano. In una valutazione un po' più bassa della nostra attività quotidiana, perché credo che fare una riflessione su quello che noi facciamo tutti i giorni e una riflessione sui farmaci innovativi che già utilizziamo possa aiutare a capire come gestire meglio i farmaci innovativi che stanno per arrivare. Parlo della endocrinologia e della diabetologia, che è la mia branca, ma ovviamente le mie considerazioni sono estensibili, secondo me, a tutti i colleghi qui presenti che trattano di patologie croniche, perché coprono una fascia molto ampia della popolazione e abbiamo visto negli ultimi anni una esplosione di farmaci innovativi che hanno modificato non solo la qualità di vita, ma anche la vita e la durata della vita. Parlare di accesso ai farmaci innovativi non può non richiamare, e vorrei tirare, diciamo, focalizzare l'attenzione anche sull'accesso ai dispositivi innovativi e all'accesso alle modalità di gestione innovative. Sono tre aspetti di accesso alle cure a cui ci sono tre esempi molto rapidi in termini di dati e in termini di costi evitabili di cui parlava la dottoressa Musco.
farmaci innovativi, una classe di farmaci che utilizziamo per il diabete, i glicosurici, hanno dimostrato nei trial una riduzione del ricovero per scompenso cardiaco del 35%. Un ricovero di una persona per scompenso cardiaco costa in Puglia tra i 5 e i 6 mila euro. Un anno di terapia con questi farmaci costa 570 euro. Certo. Non è una valutazione di costo efficacia, me ne rendo conto, è un dato grossolano, ma è un'informazione che moltiplicata per il numero di pazienti diabetici è molto rilevante. Quindi il costo del farmaco non ci dice nulla sull'effettivo valore dentro che... E questo che dicevamo a proposito del tetto. Il tetto è uno strumento troppo vecchio, troppo rigido. Dispositivi innovativi per la somministrazione di insulina e il monitoraggio di glucosio abbattono il rischio di ipoglicemia del 90%. Un accesso al pronto soccorso per ipoglicemia costa 3.200 euro in Puglia, cioè quello che costa alla sanità pugliese un anno di un cittadino con diabete. Un solo accesso al pronto soccorso. Questi sono dati non dei trial, ma dati della Regione Puglia, pubblicati su riviste internazionali, ottenuti grazie alla collaborazione del dottor Colasuono, del dottor Stella, che ci hanno fornito i dati. Quindi non solo ci sono i trial internazionali, ma i dati della nostra Regione. Accesso ai percorsi innovativi. I pazienti diabetici che seguono la loro malattia nei centri specialistici, secondo le indicazioni delle linee guida, hanno una riduzione della mortalità per tutte le cause, non per diabete, per tutte le cause del 25%. E in Italia solo il 50% dei pazienti diabetici riesce ad accedere a un centro specialistico, gli altri non riescono. Questi sono numeri, sono dati di cui non possiamo non tener conto. E arriveranno, sono in cantiere farmaci innovativi che daranno dei risultati ancora più importanti e più interessanti. Allora, che cosa significa questo? Mi focalizzo sull'aspetto, quello che il dottor Croce diceva, l'aspetto locale. È chiaro che se ai ritardi che partono da EMA e arrivano alla regione aggiungiamo le difficoltà locali, difformità fra varie ASL nell'applicazione delle delibere, iniziative isolate che non tengono conto di delibere regionali, difficoltà oggettive, il grido di dolore del professor Musto, di colleghi medici di medicina generale specialisti che devono barcamenarsi tra sei diverse portali con sei diverse password, questa cosa, diciamo, sicuramente è un elemento su cui si può intervenire molto facilmente. Un esempio per tutti i farmaci sottoposti a nota è sufficiente sulla ricetta indicare nota X per ottenere, diciamo, per sottolineare l'appropriatezza prescrittiva. Ora, per i farmaci innovativi diabetologici è stata inserita da poco da AIFA la nota 100, straordinaria, perché estende la possibilità a tutti i farmaci, a tutti i medici di prescrivere questi farmaci innovativi, però per questa nota 100 unica ci vuole un piano terapeutico, che è diverso se uno specialista, un medico di medicina generale, un cardiologo, un diabetologo, un nefrologo. Allora, diciamo, su questo si può intervenire molto facilmente. E mi collego alle reti, all'ultima cosa detta dal dottor Grattagliano, che saluto, reti e formazione. Se investiamo poco su formazione, otteniamo molto in appropriatezza, otteniamo molto in salute. E le reti non possono che favorire questo processo. Grazie professor Labiola, ci chiediamo. Volevo aggiungere una cosa al professor Labiola, c'è da dire anche una cosa, sicuramente l'accesso in tempi maturi, in tempi corretti, a terapie innovative consente anche una profonda riduzione dell'ospedalizzazione. Lo ha dimostrato. Nel PNRR abbiamo l'incentivo alle terapie domiciliari e questo ovviamente è un ulteriore incentivo. Volevo collegare anche questo. Per ridurre, ovviamente, per incentivare. Certo, ma i dispositivi per il monitoraggio in continuo della glicemia in remoto consentono di evitare il 50% di visita. Questo comporterà automaticamente anche nella distribuzione una logistica domiciliare, certo. Quindi un home delivery che ridurrà gli eventuali stoccaggi di farmaci altamente costosi presso gli ospedali e quindi generare purtroppo quel sistema, certo, di furti o di ammanchi che spesso e volentieri possono accadere anche ai nostri ospedali.
Ma certo, abbiamo i paraocchi, questo è il punto. E allora, professor Cantatore, forse te e anche tu. Professor Cantatore, prego. Il professor Cantatore è direttore della reumatologia dell'Università di Foggia, insieme con la Viola, con Francesco Loconzo e l'Italia Gressa. Noi stiamo toccando, abbiamo spostato il discorso, cioè siamo slittati nel territorio del PNRR, perché e quindi rende ancora più interessante parlare dell'accesso ai farmaci innovativi. E parlare di accesso ai farmaci innovativi, abbiamo dimostrato che diventa il parlare del fondamentale diritto di cura di tante persone, cittadini che hanno una patologia cronica, cittadini che hanno diritto a cure territoriali, e perciò parliamo del PNRR e di come anche il PNRR può intervenire nel facilitare l'accesso a terapie innovative. Quindi il punto di vista del reumatologo. Dunque, io intanto ringrazio per l'invito e il mio intervento parte dal fatto che sono qui anche come coordinatore della rete reumatologica pugliese, che è stata fondata tanti anni fa e che è stata recentemente, aggiornata. Perché? Perché facendo seguito a quello che hanno detto sia Ignazio Grattaliano sia il professor Laviola, io sono profondamente convinto del ruolo importante che una rete possa rivestire, soprattutto in riferimento a patologie croniche, perché giustamente è stato messo in primo piano il problema relativo alla cronicità, perché è assolutamente importante nell'ottica della risoluzione, fin dove è possibile, delle problematiche relative alla cronicità, della diagnostica precoce, che è un concetto quanto mai remoto ma sempre attuale. E prima tu avevi accennato più volte è stato accennato all'appropriatezza prescrittiva, l'appropriatezza prescrittiva che è figlia dell'appropriatezza diagnostica. Vi dico che è un problema molto complesso, perché decidere se e come fare per verificare se vi è un'appropriatezza diagnostica, per certi versi in alcuni casi può essere anche offensivo, ma è un problema, è un rimedio al quale bisogna far ricorso. Certamente aprire, diciamo, la prescrizione di farmaci innovativi e di farmaci complessi su tutto il territorio non è certamente spesso un fenomeno appagante. Vi cito per esempio, sempre nell'ambito reumatologico, c'è stata un'esperienza che è stato un vero fallimento in Campania, dove si è deciso di aprire la prescrizione di farmaci innovativi, di farmaci per esempio biotecnologici, a tutti gli specialisti della regione, è stato un disastro e si sta ricorrendo, diciamo, si sta facendo marcia indietro in maniera molto veloce. Bisogna stare molto attenti, più volte è stato detto anche dal collega prima, è assolutamente importante che si stabiliscano dei criteri alla base della individuazione dei centri prescrittori, perché è una cosa molto seria. L'appropriatezza diagnostica è fondamentale. Devo dire, quante volte è capitato a chi come me o altri colleghi si trovano a lavorare in centri hub di secondo, anche addirittura di terzo livello, di essere intasati da una situazioni assistenziali in cui spesso vi sono, nella migliore delle ipotesi, delle diagnosi non perfettamente rispondenti alla situazione clinica del paziente.
Quindi questo è un grosso, una grossa opportunità anche di risparmio, se mi consentite, anzi, soprattutto di risparmio. Quindi io come coordinatore di questa rete, che ormai è datata già da diversi anni, devo dire che questa esperienza è assolutamente importante. Quindi, poi altra problematica è quella comunque di dare, a mio avviso, un valore rilevante ai centri SPOC, perché e soprattutto di aumentare questo numero di centri, che nella nostra regione, per esempio, non solo le situazioni delle altre reti, ma nella nostra rete i centri SPOC sono molto carenti. Ci sono molte poche ore assistenziali di specialisti. Carenza degli specialisti. Carenza degli specialisti e anche di numero di ore che vengono assegnate. Questo che cosa comporta? Comporta che un ruolo fondamentale, che deve essere quello di individuare precocemente i pazienti a rischio di malattie croniche, e il nostro problema è di evitare che questi pazienti transitino velocemente verso una situazione di cronicità, può essere di non ritorno. È chiaro che il centro SPOC ha un ruolo rilevante, fondamentale, per individuare il paziente in questo senso e per avviarlo velocemente ai centri di salute. Ora, tanto più in una prospettiva di valorizzazione delle cure territoriali, quindi bisogna estendere. Siamo perfettamente in sintonia con le esigenze di quella che è la politica di come affrontare il problema della cronicità. Va bene, grazie professore. Allora consegniamo con Francesco Lo Console e poi torneremo a parlare di reumatologia, di problemi reumatologici con Italia Agresta, però dal punto di vista del paziente, quindi la pregheremo poi di assumere il punto di vista generale delle associazioni a tutela dei pazienti. Quindi Francesco Lo Console, primo nome però, non il resto. Francesco Lo Console ha il compito dover affrontare una domanda, quella dell'ammalato dermatologico. Ora facciamo riferimento soprattutto al centro psoriasi ma diciamo soprattutto il centro psoriasi, ecco, deve affrontare questa problematica. In Puglia come vedi la situazione? Tu hai spesso denunciato delle difficoltà cogenti nella nostra regione. Vorrei ringraziare per l'invito, sono venuto di corsa da Parigi perché ci tenevo a partecipare. Sarò brevissimo e toccherò, diciamo, pochissimi argomenti. Certo, il dermatologo vive un po' una situazione da Cenerentola, perché non possiede una rete, purtroppo. La psoriasi non è stata inserita nei piani di cronicità nazionali. Questo è un fatto molto, molto grave, perché la psoriasi è una malattia un po', come posso dire, che la fa un po' da padrone, perché il malato affetto da psoriasi è quasi sempre un malato complesso, perché è un malato che ha poi problematiche di diabete, cardiovascolari e ipertensive, che sono proprio quelle patologie che impattano proprio sulla sostenibilità della spesa sanitaria. Quello che vorrei dire è questo, è che credo che in questo momento, oltre a un problema di investimenti, che è un problema di fondamentale importanza, e riguarda appunto anche una visione che chi si occupa di patologie infiammatorie croniche è una visione prospettica, che come diceva la dottoressa Musco Giuri, se noi non curiamo il paziente in maniera adeguata, questo poi diventa un peso non solo per la patologia che ha in particolare, certo, ma poi per quello che potrebbe incidere sulla sua qualità di vita, sul suo lavoro, sulle sue scelte, eccetera, eccetera. Infatti c'è un nuovo indicatore che sta venendo fuori di difficile misurazione, il CLCI,
che misura l'impatto cumulativo di una malattia attraverso le fasi di ricaduta. Mi puoi ripetere la sigla? CLCI, Cumulative Impairment Life Factor. Cioè le terapie biologiche hanno modificato non solo dal punto di vista economico la gestione di queste patologie croniche, perché ci permette appunto di non pesare con i ricoveri, che sicuramente hanno un costo altissimo, e questo diciamo è ormai un dato acclarato da tanti anni, però incide anche molto su quelle che sono proprio le prospettive del paziente, e anche addirittura si parla negli ultimi tempi di farmaci che sono in grado di modificare la storia naturale della malattia. Ed è una cosa importantissima questa per il paziente e per chi gestisce questa patologia, perché riduce il numero di volte che il paziente deve recarsi in ospedale, quindi riducendo ulteriormente i costi proprio di gestione. Però vorrei, a conclusione di questo mio breve discorso, aggiungere che sì, d'accordo, l'investimento è una cosa importante, però in questo momento noi, da quello che ho potuto percepire, abbiamo bisogno di riforme politiche, perché se no non si va avanti. Cioè, se non abbiamo una politica, delle riforme politiche adeguate, l'investimento lo vedo un fatto un po', non solo problematico, ma proprio difficile. No. Quindi secondo me questo è il momento in cui ormai abbiamo capito che dobbiamo investire in salute. Questo è fuori di dubbio, ce l'ha insegnato anche il Covid, però dobbiamo adesso proporre una linea politica che sia una linea politica efficace. E questo certo. È visto, perché noi abbiamo ancora problemi di equità, problemi di accesso alle cure, quindi di ritardo, e quindi abbiamo bisogno più che di innovazione, di politica, di riforme politiche. Questo è il mio breve intervento. Ti ringraziamo. Ora dobbiamo spostare, invitiamo Italia Gresta a venire. Ti ringraziamo, Francesco, perché appunto hai illuminato questo aspetto più politico. Bisogna intervenire, perché questa sta diventando la questione centrale in sanità. Dobbiamo risolvere con interventi strutturali che parlino non più solo di spesa, quando tutto quello che abbiamo vissuto nella epidemia ci dice che la spesa diventa investimento. Tutto il finanziamento, tutto quello che noi investiamo nel servizio sanitario non è più soltanto non si deve leggere come una spesa, ma è un investimento in salute. Investimento in salute perché soprattutto l'innovazione cambia la vita delle persone, e cambiando la vita delle persone le rende capaci di affrontare una vita lavorativa, quindi di essere inserite nel mondo, nelle attività sociali. Tutto questo ha un preciso valore, e quindi che riequilibri in maniera diversa la bilancia dei pagamenti in sanità. Ecco, allora, il punto di vista del paziente, quindi stiamo rovesciando ora, introducendo una nuova prospettiva, come il paziente vede il discorso dell'accesso al farmaco innovativo. Allora, faccio una leggera premessa. Un dato Istat che mi ha molto allarmato, che è uscito l'anno scorso, dice chiaramente che nel 2030 il 30% delle persone rischia di avere una malattia cronica, e di questo 30% il 21% potrebbe avere una multicronicità. Questo è un dato allarmante che creerà un'impennata dei costi nel Servizio Sanitario Nazionale, e quindi capiamo bene che la sostenibilità del nostro sistema rischia altamente. Però ci sono comunque delle politiche che possono essere tranquillamente attuate, che ancora oggi non vengono
potenziali che vengono spinte soprattutto dalla Regione Puglia. Abbiamo spinto, abbiamo voluto fortemente la nuova rete reumatologica proprio per uniformare l'accesso, perché ci eravamo resi conto che non c'era un collegamento tra ospedale e territorio, quindi la persona che aveva bisogno della prevenzione, della prima diagnosi, aspettava anche un paio di anni, e questo non va assolutamente bene in una cronicità. Quindi abbiamo voluto fortemente, creando questa nuova rete reumatologica, proprio perché abbiamo necessità che più reumatologi siano sul territorio e riescano a dare delle risposte rapide per quelle persone che hanno bisogno della prima diagnosi. Ma parliamo di quelle persone invece che sono già in carico al sistema. Bene, abbiamo un problema di personalizzazione di cure, se ne parla tanto, ma reumatologia non esiste, non si può fare. Abbiamo problemi di accesso al farmaco e molto spesso non dipende da un problema di budget, ma dipende proprio da un problema di rifornimento dei farmaci. Molto spesso noi ci scontriamo con le farmacie e siamo costretti a notare che c'è uno switch tra biosimilare e biosimilare, che non dipende dalla farmacia, ma semplicemente perché l'azienda farmaceutica non è stata in grado di fornire quel determinato farmaco e che quindi il paziente si trova costretto a fare la spola tra farmacista, medico di riferimento, quindi reumatologo, e ritornare con un nuovo piano terapeutico, non capendo il gap di questo sistema, quindi perdendo soldi perché deve prendere le giornate di lavoro, chiedendo al caregiver di accompagnarlo, quindi una serie di costi diretti che sono a carico del singolo cittadino. Non parliamo poi della l'innovazione può dare quello spiraglio, quella luce che noi vogliamo altamente, ma nelle patologie reumatologiche purtroppo non l'abbiamo. Lo abbiamo per l'oncologia, lo abbiamo per la ematologia, ma in reumatologia non ancora. Quindi basterebbe una serie di progettualità, una serie di processi fatti con cognizione di causa, in maniera tale che il paziente non deve essere più ospedalizzato, ma può essere tranquillamente presa in carico anche sul territorio, deve confluire nei centri di riferimento qualora la patologia è altamente attiva, e quindi essere preso normalmente in carico. Basterebbe una politica più consona, che risparmierebbe tantissimi soldi. Questo oggi, nonostante siamo nel 2023, non viene fatto. Noi abbiamo attivato la prima rete reumatologica nel 2014, rivista nel 2015. Ancora adesso noi abbiamo gli stessi problemi, riproponiamo le stesse tematiche alla Regione Puglia e non abbiamo ancora risposta. Questo permetterebbe un enorme risparmio in tempo, aspettative, sostenibilità, e soprattutto permetterebbe quel valore sociale che noi pazienti vogliamo recuperare. Noi vogliamo essere attivi, non vogliamo essere un peso per la società, non vogliamo diventare disabili, vogliamo essere persone che sfruttiamo le nostre competenze producendo PIL. Grazie. Grazie, grazie Italia. E allora, abbiamo esaminato, quindi Enrico, veramente abbiamo visto le tante voci che concorrono a definire il problema, abbiamo tracciato il quadro del particolare di quello che avviene nella Regione Puglia, però ribadiamo, parliamo di diritti fondamentali, di diritti di cura che devono essere garantiti in ogni regione, e sottolineiamo ancora una volta che dobbiamo evitare che questi diritti subiscano ulteriori ingiuste differenze con la legge dell'autonomia differenziata, ora attualmente in discussione, che potrebbe rappresentare un ulteriore rischio. Scusate, c'è la dottoressa Dell'Aria che si collega in questo momento. Si parte. Perché ha avuto un imprevisto e desiderava dare il suo contributo. Marisa, quindi, sì, la vogliamo ascoltare. Eravamo in fase di conclusione, però ci teneva, e quindi mi ha appena telefonato. È già collegata? A brevissimo, sta collegando.
Quando è collegata alla regia ci avvisa, intanto stavamo facendo delle considerazioni riassuntive, insomma, del dibattito ascoltato fino a come ti è sembrato? Ecco, senza avere nessuna, come dire, competenza particolare, sono ammirato del livello del dibattito che ho veramente alto, anche insomma, paragonando altri eventi che abbiamo avuto più o meno sullo stesso argomento, perché Motore Sanità si sta muovendo in una dimensione di carattere nazionale per promuovere appunto questo diritto, il diritto all'accesso alle terapie innovative su tutto il paese. Io sono un regionalista temperato, quindi non sono favorevole all'autonomia differenziata, come è evidente anche, mi sembra, emerga da questo dibattito. Ma il mondo della sanità... Però insomma, c'è chi lo pensa e va rispettato anche chi lo pensa, poi le cose dipende come vengono fatte. Io userei una parola, la parola è collaborazione. Noi avremo bisogno di un intervento del governo, di un intervento delle regioni, di una discussione e poi uscire con alcune proposte per almeno cominciare a mettere a posto questa o a migliorare questa situazione, così come tante altre. Ma e le cose più semplici. Prima di tutto io sono convinto, faccio proprio dei brevi punti, e tutto dipende da cosa si pensa. Si vede e si fa ciò che si pensa. Se concepiamo l'innovazione come il frutto del demonio che fa saltare la sostenibilità del sistema sanitario, noi certo, da questa discussione non ne usciremo mai. E penso che il punto di base delle difficoltà che attraversiamo sia questo, cioè una visione dell'innovazione che a volte si merita anche di essere giudicata negativamente, ma che non tiene conto invece di ciò che può favorire in termini di cure al paziente, in termini di sviluppo e, come è stato detto bene, anche in termini di PIL. Io sono abbastanza sicuro nel dire che in generale nei sistemi economici l'innovazione produce, aumenta la produttività, aumenta quindi anche la ricchezza. Bisognerebbe forse trovare, perché non credo che la sanità possa essere diversa da questi sistemi, un criterio di valutazione che consenta di essere forse più generale, come più volte è stato detto nel corso della ricerca. Certo. Io penso che l'innovazione sia un valore e la sanità dentro, e l'innovazione dentro la sanità, che è uno dei motori straordinari dello sviluppo attuale per un paese che vuole essere civile, è il cuore pulsante di cui la politica e i professionisti della sanità e i cittadini anche devono discutere. Questo mi pare il punto focale, insomma. Il nostro sviluppo, come vogliamo concepirlo? Sulle forme alte dello sviluppo, e allora c'è la sanità e c'è l'innovazione in sanità. La sanità è il settore più colto del paese. Non c'è nessun paragone in termini di occupazione anche di livelli alti. Vogliamo lì lavorare, trovare soluzioni, oppure pensiamo che ci siano altre cose che magari possono ugualmente... Si può trovare occupazione anche in altri settori, ma la sanità è un motore appunto fondamentale. Brevemente mi verrebbe da dire, concordiamo dei tempi, come provavo a dire all'inizio, che riguardino l'AIFA. Mi convince l'ipotesi che il prontuario regionale non abbia nessun senso, proprio. Non si capisce, io ero in giunta e arrivavo a queste delibere e io mi domandavo, chiedo venia perché dovevo indagare, e mi domandavo perché non bisogna deliberare il farmaco, e mi dicevano non bisogna deliberare, e io facevo deliberare la giunta. Insomma, andrebbe tolto in un accordo tra Stato e Regioni, andrebbe sicuramente tolto. Trovo ricorrente, questo a me fa piacere, nel momento in cui mi riaffaccio alla sanità, questo concetto della rete, ormai i professionisti se ne sono appropriati, che vuol dire che davvero l'operazione è riuscita. La rete comporta anche però che si stabiliscono principi e criteri per determinare chi fa qualcosa. I criteri per determinare i centri potrebbero essere anche questi definiti sulla base di un accordo Stato-Regione.
qual è la popolazione di riferimento, la casistica, le specialità che occorrono per definire determinati centri, in modo da farlo anche in maniera più trasparente. Sarei invece dell'opinione che questo concetto, oltre alla valutazione di carattere più generale che deve essere rivista, questo concetto dell'outcome, secondo me, andrebbe approfondito, e su questo magari le regioni stesse potrebbero sviluppare se stesse, magari avendo accesso ai dati AIFA, che gravissimo non siano accessibili, la possibilità di effettuare poi studi puntuali, precisi. Io qui ho sentito anche dal punto di vista economico valutazioni veramente interessanti, che chiamano in causa anche il rapporto con il territorio, la possibilità di fare interventi che migliorano la vita, il benessere, la qualità della vita, e anche a volte sono risolutivi in determinati casi, o comunque modificano in maniera sostanziale la qualità della vita delle persone. Ma anche dal punto di vista economico bisogna avere un'idea diversa, insomma. Ecco, sarebbe interessante che le regioni, chiamando in causa gli aspetti organizzativi, sono molto d'accordo, convince in base alla mia esperienza, l'organizzazione è fondamentale, può essere risolutiva dal punto di vista della presa in carico e quindi della cura, ed è risolutiva anche dal punto di vista dell'impatto. L'innovazione, che tipo di modifica organizzativa produce e che risultati dà? Queste sono valutazioni che potrebbero essere, queste sì, oggetto, ripetere la valutazione che viene fatta all'AIFA, che mi pare anche essa stessa che è già deficitaria, dovrebbe semmai essere più ampia, forse sarebbe un errore. Cioè, questi sono gli spunti che a me vengono, davvero vi ringrazio moltissimo, perché credo che sia stato un dibattito di grande livello. Capisco moltissimo anche quello che ha detto lei, professor Musto, e come dire, io però ho una visione, permettetemi di concludere così questo mio intervento, forse troppo politico, ma grazie a voi avete detto che di politica c'è bisogno. Io ho una visione positiva. Credo che sicuramente il processo di revisione anche dei LEA deve comunque aggiornarsi continuamente. Ci sono forse anche livelli di assistenza nel settore farmaceutico che possono essere rivisti perché ridondanti, oppure perché sono sostenibili da una spesa, però a me non fa paura la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Penso che sia invece di un pensiero anti-universalistico l'idea che non sia sostenibile la possibilità di prendere tutti in carico e di dare a tutti il meglio possibile quando ne ha bisogno. Chi dice questo a me fa venire il sospetto che pensa alla frammentazione dell'universalità e quindi appunto ad un ritorno a regimi di cura che differenziano i cittadini. Bene, c'è? grazie. Ci sta. Grazie a voi. Abbiamo la direttrice della farmacia del Policlinico in linea, Marisa. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Ah, ecco, Marisa. Allora, senti, abbiamo ascoltato che il direttore generale del Policlinico taglia le prescrizioni dei farmaci innovativi, ma insomma, che cosa ci fai sentire? No, stiamo scherzando, però perché per chi arriva per ultimo si deve pure aspettare queste... Ecco, sì, no, chiedo scusa. Deve pagare meglio. Sì, no, purtroppo ho avuto un imprevisto, quindi ecco perché arrivo per ultimo, quindi avevo questa domanda. Allora, quindi chiaramente, sì, chi arriva per ultimo ha sempre torto, mettiamola così. E quindi, tra l'altro, ecco, non so neppure che cosa, insomma, sia stato detto prima, quindi prima del... No, allora, va bene. Ho sentito le battute finali così della sostenibilità, non sostenibilità, quindi insomma... Quindi la direzione della farmacia del Policlinico si confronta con moltissimi specialisti, sia nell'area ematologica, sia nelle malattie croniche, come abbiamo
sentito in questo dibattito, parliamo della reumatologia, della dermatologia, l'endocrinologia, tutte aree che si preparano poi a un confronto extra ospedaliero con il territorio, il PNRR, poi stabilirà, darà la possibilità all'ospedale stesso di dialogare in maniera diversa con il territorio attraverso strumenti nuovi, come abbiamo detto, ho parlato più volte della telemedicina. Ma come garantire a tante popolazioni di malati la giusta cura, che viene da risposte che solo la ricerca, solo l'innovatività mette a disposizione? Come il Policlinico si sforza di garantire l'accesso al farmaco innovativo che rappresenta il diritto a una cura aggiornata, che può significare guarigione, può significare il ritorno alle attività lavorative, a una vita normale, a una maggiore qualità di vita. Ma le indicazioni già provengono dall'autorità regolatoria, per cui il Policlinico, come ogni azienda sanitaria, si muove nel solco tracciato dall'AIFA. Cioè l'AIFA, nel momento in cui c'è la negoziazione della rimborsabilità e quindi del prezzo, l'AIFA detta quelle che sono le condizioni per la rimborsabilità. Infatti va da sé che alcuni farmaci che vengono messi sul mercato, per alcuni farmaci non viene riconosciuta la rimborsabilità, quelli vanno in fascia C e qui... Certo, Marisa, si è detto, abbiamo parlato dei criteri che stabiliscono l'innovatività per AIFA, ma detto questo, poi la Regione Puglia perde tempo? Nell'inserimento del prontuario terapeutico regionale non mi sembra, perché comunque i tempi penso che siano, non so, ho visto anche che c'era l'intervento, non so se è già intervenuto il dottor Colasuomo, penso che i tempi siano abbastanza stringenti. Sì, forse il dottor Colasuono, anzi sicuramente il dottor Colasuono ci sta ascoltando. Ci sono. Ciao dottoressa Marisa Dell'Aira. Sì, ciao Francesco. Quindi i tempi sono abbastanza stringenti. Già spiegato, sì. Marisa. Poi è evidente che per quanto riguarda, ecco, sì, sentivo il riferimento alla reumatologia, alla dermatologia, alla gastroenterologia, ecco, sono le aree sulle quali c'è un focus fatto dalle direttive regionali, un focus su quello che è un utilizzo. Senti, Marisa, un'ultima cosa, ma poi il Policlinico ha delle valutazioni di budget che antepone alle prescrizioni dei singoli specialisti? Cioè la direzione generale interviene limitando o orientando le scelte dei medici specialisti del Policlinico? Ma il Policlinico deve fare questo come ogni azienda sanitaria, in ossequio a quelle che sono le delibere regionali che sono state, cioè le delibere regionali che sono tese ad un tetto di spesa che ogni anno annualmente viene assegnato dalla regione alle aziende sanitarie, e la situazione un po', diciamo, è stata ulteriormente appesantita, userei questo termine, appesantita dalla legge regionale 7, per cui mancato rispetto dell'obiettivo minimo di riduzione del tetto di spesa, quindi c'è un tetto di spesa e poi un obiettivo minimo di riduzione del tetto di spesa, comporta la decadenza del direttore generale e poi a cascata. Bene, quindi questa è la che allo stato attuale abbiamo perché tante belle parole ci stai dicendo, che tante belle parole poi si scontrano con la triste realtà
delle limitazioni dei budget, cioè tante belle parole sull'assicurare il diritto di cura, il diritto alle cure innovative, poi quando si arriva alla strozzatura del budget e dei tetti di spesa, allora finisce tutto in questa negazione alla fine del diritto stesso. Dottor Colasuono, questo intervento conclusivo della dottoressa Dell'Aria fa cadere tutto il castello di carte che abbiamo ascoltato finora, perché se poi nella pratica il direttore generale del singolo ospedale deve dire al professor Musto: no, caro professore, questo non lo può prescrivere, allora finisce tutto. Di che abbiamo parlato per 3 ore? Dottor Colasuono, ci dica. Intervento perché mi fa meno posso il clima che c'è. Ecco, come dice Mosco Giuri, è il clima che c'è è questo. Cioè, allora veramente abbiamo parlato di nulla. Posso? Abbiamo legato la sanità al Ministero. Prego, dottor Colasuono. Questo è il punto. Io, dottor Colasuono. Sì, 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 sto riflettendo come dovrei, dire, farvi portare. No. Scusate, non c'è niente da ridere. Vi saluto, buongiorno, buongiorno, c'è da fare, salve, vi saluto, buongiorno. Va sganciata dagli obiettivi. No, se ne andata. Se è offesa. No, se ne è andata. Allora avevamo appunto invece la... È il contrario, sì, se ne è andato. No, non mi sono andato, vi ho salutato perché ho una riunione, vi devo lasciare. Buongiorno, arrivederci. Va bene, grazie. Salve, buongiorno. Un'incongruenza, sapete, grazie, quella di Taranto che subisce. Va bene, in questa maniera un po' confusa, un po', perché non abbiamo ben capito se no, tutto ma penso quello... che sia proprio il clou questa. Sì, niente succede per caso. Eh sì, niente succede per caso. Questa conclusione... No, perché penso che se posso... Sì, prego. No, forse Siri, forse Siri ci dà la risposta e la soluzione. No, dico, niente succede per caso. Noi siamo molto felici di questa mattinata perché si è svolta in forma di laboratorio, come diceva la dottoressa prima, e questa è la formula che privilegiamo perché noi stiamo facendo un giro nelle regioni. Abbiamo cominciato col Veneto, la seconda tappa in Puglia e faremo tutte e 20 le regioni. Quindi è molto importante questo interscambio che c'è stato tra di voi, tra noi e voi, perché noi appunto dobbiamo uscire alla fine di questo percorso con delle proposte concrete, tampinando i famosi decisori, no? Sia a livello dello Stato sia a livello regionale. In linea brevissima, in linea generale ce ne andiamo con questa, anche sulla scia delle cose che diceva Enrico, in linea generale noi abbiamo naturalmente legato le questioni della sanità, della salute, molto ai budget, quindi all'economia in generale, che in un certo periodo storico è stata giusta perché c'erano gli sforamenti, tutto quello che era accaduto, la spending review, eccetera. Ma adesso proprio, e non ripeto le cose che diceva Enrico che le sottoscrivo, proprio in ossequio alla grande innovazione, noi dovremo essere all'altezza dell'innovazione scientifica per innovare, intanto per cominciare, anche le regole di bilancio dello Stato. Io sono intervenuta più volte in corso della mattinata perché il legislatore, noi abbiamo un senso di frustrazione nel legiferare in materia di salute. Poi dico che si dovrebbe comunque rivedere l'attuale assetto costituzionale, poi dice io sono invece una centralista temperata, però bisogna capire come intervenire innovando sia l'assetto costituzionale sia le regole di bilancio. Dicevo il senso di frustrazione, cioè non siamo riusciti a mettere in una norma che i due tetti di spesa dove c'è l'eccesso, cioè non ci siamo riusciti perché c'è il MEF, la Ragioneria di Stato, che ci mettono, da che c'è l'articolo 81 della Costituzione,
che ogni cosa deve essere, diciamo, ogni provvedimento deve essere coperto, ma qui non si tratta neanche di copertura, quindi abbiamo delle norme di bilancio che vanno innovate. Questo è un ragionamento che non stanno facendo solo i parlamenti italiani, ma anche molti parlamenti. Cosa abbiamo trovato? Sempre l'ostacolo della Commissione, quindi i livelli dei governi hanno dei problemi, diciamo, di questo. Noi, per esempio, sono 3 anni che facciamo l'emendamento della legge di bilancio sui farmaci innovativi sul considerare alcune spese in sanità come investimento e non come spesa, alla stessa stregua delle spese per la difesa di un paese. Allora, se c'è un insegnamento che l'epidemia ci ha trasmesso è che la sanità è difesa di un paese, perché noi ci siamo scoperti senza DPI, senza vaccini. Ad ora, alla legge di bilancio di quest'anno, il Parlamento italiano erano emendamenti di tutte le forze politiche. Non siamo riusciti perché dobbiamo innovare sulle norme di bilancio, dobbiamo fare a livello europeo probabilmente anche un percorso. Dobbiamo innovare anche anche nelle procedure che abbiamo messo, per esempio nei PDTA, anche nel Veneto ci hanno detto le cose che sono state emerse qui, che fare 3.000 PDTA non è una cosa semplice, quindi probabilmente anche lì dovremo inventarci e innovare dei meccanismi diversi. E anche quelli che tutti quella è l'ultima cosa che voglio dire, quello che voi avete detto sulla questione di come c'è il rapporto spesa in innovazione e risparmio in ospedalizzazione, le cose che sono venute fuori. Anche lì è un'innovazione che bisogna fare su come concepiamo e come la calcoliamo poi questi risparmi. Sono innovazioni importanti che dobbiamo fare, altrimenti il sistema rischia di non accogliere innovazioni e quindi rischia l'articolo 32 della Costituzione che prevede appunto la tutela della salute. Certo. Grazie ancora e magari accogliamo la vostra disponibilità per fare poi una specie di, potremmo fare come motore sanità, anche un confronto tra le varie regioni per arrivare a dei punti comuni che il motore sanità si farà carico di fare una proposta. Esatto. Bene, allora io ringrazio innanzitutto gli amici che ci hanno ascoltato attraverso Facebook. Ringrazio Motore Sanità ed è chiaro, come dicevamo in fase di preparazione di questo dibattito, che la questione dell'accesso al farmaco innovativo va ricondotta a quella più generale del tetto di spesa e alla riforma di questo strumento troppo rigido. Sì.